Buon pomeriggio, pistacchione, pistacchione. Come va? Come va? Come state? Ciao Batisco. Cosa si fa oggi? Cosa si fa oggi, Batisco? Dimmi un po'. Che sonno. Ciao sonno. Eh, hai dormito poco? La cacca, no, non credo che, che faremo la cacca, però l'ho fatta. No, comunque, ehm, oggi portiamo il personaggio di eh, Fufolozzo. E spero che passi a trovarci. Comunque, quindi avete visto Blue Eyes Samurai Titan Prime, buon pomeriggio anche a te, benvenuto Benvenuto in questa live dove oggi faremo ancora disegni, tanti disegni Oggi facciamo il disegno del di fuffolozzo Perché lo sto dicendo con questo accento un po' americano, un po' inglese, no, più americano Non lo so, così Che sono un coglione Comunque, batisco allertino, giusto per uh, farci capire che è tutto a posto. Mi devo preparare. Quale sceglierai oggi? No, finiamo la challenge degli UC che è durata più di un mese. Strano per questo canale certi temi. Ok, ci siamo. Za'guardo, bello potente. Eh, è durata molto più di un mese. Abbiamo iniziato prima di agosto e la finiamo oggi, forse. Spero. Eh, gran scherzone ha fatto lo scherzone. Allora. Io Io Intanto vi dico che eh, se venite al Gardacon, chiunque di voi magari passa al Gardacon sabato, potrebbe trovarvi, così in giro per la fiera. Con della bella gente, quindi vedete un po'. Poi, detto questo, direi di passare al disegno che dite? eccoci qua Ci mettiamolo un po' più così eccoci qua allora quello colorato ovviamente è della bravissima Fuffolozzo e l'altro invece è il mio mi sono già portato avanti così dobbiamo inchiostrarlo Qualcuno ha detto Manzi? Allora il suo G fa per voi, ragazzi. Fufolozzo, proprio lì. ST bug. Quindi mi raccomando. Anche perché poi lì devo chiedere delle cosine. Perché io vedo degli elementi qua sul suo disegno che però sono buttati un po così cioè le spadine perché anche nella miniatura la spadina ce l'ha queste cose dietro fanno parte del mantello il mantello fatto così è una cosa estetica la corda che sembrano un po' messe a casaccio come se fosse tipo un semisfondo e poi c'è questo presumo pugnale che io ho fatto un... uno spadino tipo però si perde così nel vuoto nel... nel nero quindi boh non lo so devo chiedere devo chiedere ma è novembre ad andare in giro con la camicia tutta aperta e si rischia. Ma lui è un figaccione. E poi c'ha la mantella con il, eh, il pelo. Quindi se c'ha freddo si copre. Ma ehi, hey, chi siamo noi per giudicare? No? Che dite? Sotto la mantella ci sono le stupette, Esatto. Yukari. Che raida. Così. Assolutamente. Benvenuti, ragazzi. Benvenuti a tutti. Allora, per chi non mi conoscesse, ma benvenuti è possibile. Caverna del è un po' impossibile. Io sono Darpacio, illustratore freelance. E. Benvenuto. Benvenuti a tutti. Chi si è unito? Juno Io. Juno, io. io, io. Vabbè, vabbè, impossibile pronunciare, per me complicatissimo. <ride> come state? Come state? È andata bene? Benvenuto vi siete cacati nella addosso. Caverna col del giochino? pistacchione. Eccolo là. Cartone, benvenuto. No, Caronte, scusami. Ho sbagliato a leggere, non si legge di là. Di là. Leggo una benvenuto mia. nella caverna del pistacchione. Quix Quixotic Mind. <ride> Mi mettete alla dura prova, ragazzi. Benvenuto benvenuto nella caverna del pistacchione. Allora, cosa stiamo disegnando? Vi spiego un po'. Eh, ho fatto una challenge un po' di tempo fa dove facevo gli ossi dei, dei miei... di chi mi segue o dei miei amici. Eh, e adesso siamo all'ultimo, che è un disegno di Fufolozzo, che è quello in parte colorato. E adesso sto facendo la mia versione accanto, che dobbiamo inchiostrarla e poi la coloriamo. In realtà sarebbe in bianco e nero, però questa gliela coloro perché è lei. Ma che fico! Eh, un po' come sì, esatto. E vi consiglio anche di andarla a seguire su Instagram Fufolozzo perché è molto brava. C'è il link adesso che ve l'ho messo. Disegna tutti i manzi. Se vi piacciono i manzi, è il canale che fa per voi. Quindi detto questo, io saluto la carissima Yucalona che sarà scappata. Probabilmente perché io non, ho, non leggo. Perché sono un animale. No, in realtà no. Adesso vi faccio vedere un po' quelli che ho già fatto, che sono questi. Rick Void, poi c'è eh, quello di, di Aurin, che anche lei streama su Twitch. Aurin Art. Bail Draw, che streama anche lui su Twitch. Poi c'è Laura Panico. Che è una bravissima illustratrice, disegnatrice, fumettista. C'è un po' di tutto lei. Tocca Gary, che lo trovate su Instagram anche lui. Poi la mia moderatrice, che ogni tanto c'è, adesso ultimamente non c'è perché lavora. Quindi, nostra Caori. Poi abbiamo questo di. Ehm, non mi viene mai il nome. Cavolo, che brutta persona che sono che non mi ricordo i nomi. Eh, aiutatemi. Battisco aiutami se ti ricordi. Aspetta, vado subito a trovarlo. Eh, cavolo, non mi ricordo più. Vabbè, dovete capire che io ho una memoria un po' del cazzo. Quindi, eh, perché c'è? Qua dovrei trovarlo qua. Chi è The Siren? Ok, non mi veniva. E poi l'ultimo, ovviamente, di Fuffalozzo che adesso stiamo andando a fare. Eccoci qua. E non mi veniva. Quindi Io direi che possiamo procedere. Anzi, tra l'altro, vi siete divertiti da Yucalona? Ha finito il gioco no? Poi tra l'altro non lo so. In caso comunque dovrò andare a guardare. Non credo. Non penso abbia finito di giocare. Ah già, quello di, di... è vero. Mi stavo dimenticando... <ride> Cosa? Vampirante? Assurdo. Ciao caro. Eccoci qua. Di Sara Terranova, che anche lei la trovate su eh, Instagram con CDR Sara. Che lei è illustratrice e fa anche fumetti. Li hai pagati? No, non li ho pagati. Mi ha fatto il raid uh, mi ha fatto il rid. Uh, Yukali la mia amica iocalona. Comunque io direi che possiamo andare a disegnare. Inchiostriamo un po' il gioco dell'inchiostro. Allora. Ovviamente ho preso delle libertà tipo invece di fargli il, il sacchettino così gli ho fatto proprio la, la, la borsettina. Ecco, poi gli ho fatto una, uno spadino. Però grosso modo il personaggio, cioè poi il mio magari è un po' più, più tozzo, però... quello va in base allo stile. Si è rotto il comando di Vampire perché? No, non si è rotto. no vedi che va ah no mi dà solo lascia no quello gli ha fatto il so e punto esclamativo vampire hunter non lo fa scusa strano Può essere eh, perché ogni tanto si bugga, lo sappiamo com'è OBS. No che va? Cosa dici? Avrei messo 85. Anche. No, punto esclamativo va... Vampire un terzo. Eh l'avrei staccato, l'hai staccato. No, vampiro o monta. Boh, non so. Okay. Comunque, se ti va Vampir, puoi anche entrare in vocale a fare due chiacchiere. Eh. Anche tu, Yukala, se mi ascolti, puoi entrare a fare due chiacchiere. Se sei ancora tra di noi. Vabbè, comunque è partito adesso tra l'altro vampira ascolta un po hai, hai visto qualcosa di recente o oh, non hai visto un cazzo perché vabbè in effetti sei tornato da poco eh, però magari hai visto cosa ha messo Netflix eh? tipo Blue Eyes uh, Samurai Tipo eh. È arrivato un bistacchione. Che si sente? Prova, parla. Un pochino mi si sentivo. Sì, eh, sì, sì, Era sì. un po' lontanino dal microfono, adesso non so se lo so, sento meglio. Sì, sì, si sente. Ok. Aspetta che devo chiudere, devo chiudere la porta che se no faccio casotto. Ecco, è cascato tutto. Eccolo Beh. Allora, che mi racconti? Allora, no. Sono una merda, zitto tutto ammalato, acciaccato. Tutto una, mer... tutto ecco, una merda, bene. tutto una vedi, merda. Tutto una merda. andare a Lucca, cosa vuol dire? Mi sono raffreddato per una stronzata. Eh... Rischio il licenziamento. Perché? Perché sono troppo lento. Eh. Oddio. Eh. Ma, ma, ma quello parte me, me ne sbatto il cazzo perché tanto eh, me lo sospettavo cioè sono entrato là dentro solamente per pe via de, de, degli incastri de, uh, de cose dell'apprendistato dove il redatore del lavoro prende i soldi per farmi pe formazione no? Mm. per quanto è quello che gli serve quello che gli sono servito quindi però uh me ne sbatto il cazzo me ne sbatto il cazzo mm. cioè, continuo, sì, continuo a lavorare Sì, cioè, continuo a lavorare a metterci lo stesso impegno perché non, non trovo giusto che devo, devo morire devo tornare a casa morto cioè, io ieri sono tornato a casa stramorto poi oltretutto che mi fai sta avviso mi chiedi pure se domani e me prolungo per aspettare un carico perché sono l'unico che che, che ha forza fisica ancora là dentro che sono mm -hmm. tutti scoppiati e quindi me lo pure prolungare oltre l'orario di lavoro sì sono tutti scoppiati c'è cioè, uno che c'era tipo 50 anni ha lavorato pure lui da tutte le parti prima di venire a lavorare lì e fa tutto per forte e figo Tipo, un, un sappia un sacco dei de, 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 de vestiti che, che tipo tra, un po', tra un po', sfonda la scala perché casca sulla ringhiera. cioè stavo si è appoggiata alla ringhiera delle scale che già era cedevole. Cioè, poi c'è c'è appresso a me c'è stato un ragazzo che eh, soffre d'obesità e eh, cioè, sì, è robusto e forte. Ma non abbastanza perché, se no, cioè, tipo, alza cose, banfibrillazione eh, per respiro perché non. È fiato, ovviamente già a due. E poi c'è sto io, c'è sta sto tizio, e c'è sta... sta sto ragazzetto di 24 anni che, però, è nano. Che cazzo devo portare questo? Vabbè, mi dissocio, cioè, mh, non nel senso dispregiativo, però, è. è è Basso, ma veramente la vuoi piantare? Di, eh, Madonna, vabbè, io voglio però è davvero, cioè, è, da... È, da... Cioè, è basso. E quindi non è che, che tipo mi può. dare questa gran mano, una volta cioè giuro che poi sul loro, loro canale, sono... ragazzi, lui, sui loro canali, non lo fanno. Lo fanno sempre su mio vengono da Ma me non... a rompere i coglioni, capito? Ma che non lo fanno? Ma che non lo fanno? Io pertanto cioè, non me ne accorgo proprio. Boh, Anzi, so perché senso. come cazzo ancora faccia su Twitch Però comunque. un uh, rischio. No, comunque, tipo una volta damo, allora damo, mh, passa da un piano all'altro a trasportare una macchina che era pesante. Cioè un macchinario pesante, no? Mm -hmm. e... Allora gli ho fatto: Ascolta, tu lo sai, regge? Ho detto: io sto da sopra, te lo tengo da sopra. E... Ma si sì, si, sì, te preoccupato, ti preoccupato. Con tutto il tempo, oddio, 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 mi sento male. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Cioè, sto qua. Eh, ma mo come mi giro, come mi giro? Cioè, non era mai riuscito a fare un carica a due, questo. Io mi sono, sono trovato più in difficoltà io Che, che questo qua che mi dava Semplicemente regge ti hai fatto. Questo ragazzo si chiama Patrizio Gli ho fatto reggi Patrizio Devi solamente reggere Tanto la scala Cioè o reggi che ti metti con gli occhi davanti così Ti sei muovere O se no, se non ti sei muovere Dimmelo, tu, vai, tu passi di sopra e io passo di sotto Senza problemi Oppure guarda in giù le scale Qual è il problema? Si era sarà impanicato pure Fio Yeah, um, bello che mi ha detto sì sì, so caricare eh, meno male cioè meno male pensasi non lo sapeva fare però e quindi mo... e in più c'è sta la segretaria che perché siccome la segretaria deve, deve registrare la bolla no, di tutto quello che arriva per carico solamente che questa è, è secca, cioè c'è presente tipo i griffin che quando c'è cioè, eh, coso il coso come si chiama, fio di il fio divider. Non parlo di scemi, per piacere. Um, no, per farti capire il livello di proporzione uh, cioè uh, c'è presente sente il Fide... senza offend. Ah, vabbè, ok, eh. uh, C'è presente il coso il, il cris il fio divider, no? Eh. C'è una puntata dove sta con una modella che è Kate Moss. Sì. Eh. È così. allora eh, Praticamente... Cioè, eh, Kate Moss. Buonasera, può... rimango in lurca perché sto studiando. Eh vabbè, io ti volevo eh, vabbè. Ti volevo qui. Che tra l'altro ti devo chiedere un paio di cose riguardanti il tuo personaggio. Certo, una chiacchierata, eh, puffolozzo. eh. Mamma mia, devo studiare. Sto in Lurk. Devo, sto in macchina. Poi, poi, poi vanno da Ba'el. Eh. E, e sono tutte e pronte croce, per entrare. E no, sono tutte pronte per scrivere per entrare in vocale. Guarda, veramente. <ride> Impossibile chiacchierare. Va bene. No, però volevo chiederti. Queste cose. Ovvero queste anche questo è una cosa solo di tipo usata come sfondo anche questo cioè tipo una cosa un po' grafica o, o fa parte proprio del, dell'abito perché io gli ho fatto questo specie di pugnalino che gli hai messo lì però poi vabbè si confonde nel nero ehm, gli ho fatto uno spadino ho preso un po' di licenza creativa cos'è? una sorta di Zoro questo? Ah, è il personaggio di Fuforoz per gli indie? Huh. Ah, sono A un para il, mantello... il mantello da duellante, questo. Cioè, ci sta. Vabbè, quelli. Vabbè, glieli si mette dopo. Ok. Ma io avevo un mantello in stile duellante. Ma però. sono sottilissime queste spade, fuffolozzo. Sì, infatti, parano più pugnali, fuffolozzo comunque. Che spade. Cioè, anche se per quello che non capivo. Perché in effetti io poi mi è venuto il dubbio perché ho guardato la miniatura e nella miniatura ce l'aveva, Capito? Quindi ho detto: Sicuramente fa parte del. del, del vestito. Se certo, tu a me viene a criticare eh, delle parole, poi però. C'è la pubblicità della de de Nintendo, de 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 Nintendo, come cazzo si chiama? Nintendo Wii, dove c'è una tizia che sta fa facendo palesemente una sega. Vabbè, ok. Cosa dici? Non sto dicendo cazzate. Oppena, cioè appena comparsa la pubblicità de della Nintendo, eh. dove c'è una tizia che sta scuotendo il pad. Pare che sta a fare una sega, chiaramente. Eh, dal bon si movie. gioca così alla Nintendo Wii, eh? Eh, sì, Nintendo Wii. No, tipo, cioè, stava, mungendo, stava, stava, stava Mungendo probabilmente. Un cazzo. Certo, no, sì, sì. no non... Eh. Non ce la posso fare. Dai. Non ce la posso fare. <ride> Comunque, eh, lascialo pure così Pacio. No, aspetta, no, mi hai scritto però. No, ha tipo il mantellozzo con i due paraspal, ok. E le spade le tiene appese dietro. Ok, sì, però fu folla. Ah, La Sicil. Sì, un giorno dovrà fare. Lascialo pure così, vabbè, sì, però, gli, aggiungo, gli aggiungo quello che devo aggiungergli Non ho problema, non, perdonami se sono un po' critico, ma due spade, quelle non sono due spade, sono due pugnali. Sì, no, cioè, ma perché no, ha fatto no, una sempre... cosa così veloce l'ha fatto. Ok, no, vabbè, l'importante è che... Veloce, so. sta. Eh, era tu era però... solo per capire perché mi sembra... che sei il professionista, tu che sei il professionista però correggi, correggi, eh, fai, 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 fai il disegno tu. Fuffolozzo. <ride> quando mi hai mandato questo disegno, cos'è la prima cosa che ti ho detto? Perché non ci crede magari il nostro vampirante Io ho cagato il cazzo sta benedetta oh. ragazza oh, perché io ecco, cago sempre senti, il però adesso questo il mi sembrava una cosa un po' eh, più eh, grafica come magari fare una specie di sfondo dietro e quindi non gli ho dato peso però adesso lei mi ha detto no sono proprio spade eh, allora gli farò come... come devono essere fatte esatto Ma... Era... perché volevo perché non capivo perché se vedi anche il suo pugnale che ha fatto qui scompare nel nulla eh. esatto è solo l'accento e poi un'altra cosa tu tu che sei il professionista stai facendo uno sbaglio con quel mantello chi tu perché cosa sto facendo il mantello vi, faglielo alla duellante non glielo fare uh, montato così perché montato così la spada col cazzo che la giri fuori. In che senso? Il mantello eh. c'ha cioè due attacchi se tu guardi il disegno di Fuffolozzo ha eh, fatto a parte, parte. Che, eh, a parte che tipo ha sbagliato, cioè tipo. L'accio della, della mantella dovrebbe, cioè, dovrebbe scendere. Ma l'altro capo del mantello dovrebbe scendere altrettanto. Quindi dovrebbe lasciare la spalla libera. Ma per no, ce l'ha appoggiato così sulle spalle, va bene. Dio, zumammelo. Ce l'ha appoggiato sulle spalle, e Appoggiato al cazzo. Un cazzo, ci ha appoggiato. Sulle vedi, spalle. certo. Eh. C'ha la spalla qua, ok, eh. Eh, il mantello è appoggiato mantello sopra. Que quello che vedi in bianco è okay. il, il pelo. Questo tipo di mantello così eh. è sbagliato. Non si porta mai in guerra una cosa del genere. Perché deve... tu ce mori, estraendo subito la sciabola tarda come sta messa. Adesso, adesso ti rompo il cazzo, ma fortissimo vampirante. <ride> ma ti rompo il cazzo fortissimo. Allora, hai mai, <ride> hai mai visto qualcosa di sensato nei manga o negli anime? No. E allora non rompere i coglioni <ride> su queste cose. Perché se dobbiamo stare a quello che funziona e non funziona, non disegni più un cazzo. Non disegni più un cazzo. Cristo. Higa. Esatto. Quando combatte, barisco. fa così, lo lancia indietro oh. e continua a combattere nudo. Ma... Dio, no. estetica e basta. Ma <ride> <ride> ah, veramente, io... <ride> Ma hai fatto solo lo stesso livello di frecce. Di cosa? Le freccette mi segnala a Fufolozzo le armi? Eh. L'hai fatto sullo stesso livello della line art del tuo disegno. E eh, cazzo me ne frega dopo le cancello. <ride> <fifo> <ride> Brav'e', boh, io. Senza parole. <ride> che t'ho anche difeso, non dirmi che non ti difendo, Fufolozzo eh. Allora, abbaglia i nemici con la. Cos'è? Sescitudine del petto. In... Eh, infatti. Ignudo. Esatto, esatto. Totalmente. Eh, infatti, faccio mio padre, totale. Eh, oh, veramente. No? Allora, Buffoloccio. Però. Impara questa cosa per il futuro. Se stai disegnando un guerriero con quel mantellone così grosso non lo fare con una montatura del genere perché ok che c'è, cioè, per esempio ti faccio un esempio gazzu gazzu su Berserk c'ha l'attaccatura da un lato perché qual è la cosa è che uno spallaccio si vede, lui da lì sborda lo spadone, lo tira fuori e ci combatte, se no, tu dovresti fare un'altra un cosa, e cioè, anche un se po tanto petto... un po' di un po' di fan anche tanto, tanto. Comunque il petto il petto del tizio si vede lo stesso, ma ti consiglio un altro metodo, ossia, eh, il mantello lo devi fare obliquo sul petto, E perché così l'attaccatura la a destra e sotto, praticamente è sotto l'ascella, la, in modo tale che è, ha, la, ha la mano libera per sguenare la spada, se deve essere un tizio che ha, usa la velocità. Lui li ammazza col fascino ancora prima di distrarre lo spadino. Ma sarà... Quindi, quindi suppongo che è un guerriero molto agile questo personaggio. Ma è un character design questo, dai. Non sa so neanche lei cosa fa. Comunque. Comunque. Cazzo, se devi fare la punta al cazzo per queste cose qui, anche sui disegni. Sì. Se gu Quando guardi i film storici dei, dei cose, ti lamenti su tutto allora. Sì. Perché <ride> non ce n'è uno che sia un film che sia uno che ha le cose giuste. No, infatti. Nessuno ha le cose giuste. Però. Eh. Dico se è un caracter design uno un pochinino ci deve pensare. Ma... Tutto qua. Poi, poi per me quello che gli pare. Per me va bene così. Eh, grazie per te, va bene. Io però te lo sto dicendo a te. In quanto sei il maestro, fai il maestro, porta l'esempio. Ma sì, ma allora, ok, ma per... su queste cose non no, no, perché non, eh, <ride> non devi fare roba realistica. Ti, ti rompi... so. allora, se dobbiamo stare sulle cose realistiche, le esplosioni nello spazio non bisogna far sentire i rumori. Vai tu a vedere un film dove non si sente un cazzo di rumore? T esplodono le cose <ride> ma non senti nulla. E poi anche le esplosioni sono più ridotte. In teoria, no, no, no. In teoria sui, film, sui film basati sullo spazio, in teoria lo spazio dovrebbe essere completamente, il cielo dovrebbe essere completamente nero invece che, invece che, con, le che con le stelle. E anche un'altra cosa ancora, cioè nel senso. Cioè ti pare ma no ma, ma lo so che mi va, però eh la gente non va più no, al cinema vuoi tanto, vuoi tanto farti la critica cioè la critica no, li faccio come... la critica sull'anatomia se proprio no. ti faccio una critica allora. su, su quello che non va bene vuoi tanto so. il critico per l'art review però non dimostri di fare art review quando veramente serve e <ride> quello faccio ma, ma queste cose qua non servono <ride> Non riesco a trovare un fo Una fottuta mappa Come cazzo si deve Per, per, il, castello, per il castello Per il castello di aveloft Io mio Lascio a trovare un cazzo <ride> Ma ci sta Lo vedo anch'io che è fuori. Vabbè ma <ride> Ma io ti ho fatto quella critica perché so che puoi fare meglio, ma semplicemente perché so che disegni meglio. Cioè nel senso lo vedo quello che fai. Poi ci sta che non sei sempre a 100. che non è inchiuso sempre a 100. ne faccio di cagate. Ero lì, ti ho fatto l'osservazione, basta, è finita. Ah, qua, ah. Poi fanno le osservazioni alla punta del cazzo non è questione dei deforme no, deforme perché deforme perché dovrebbe essere deforme no, le proporzioni sono giuste pro cioè pro le proporzioni del personaggio sono giuste il, il... è che gli hai fatto i pugnali invece che, che delle spade tutto qua è quello quello vabbè non capivo ho detto vabbè però l'ho vista come una cosa estetica magari solo per dare un non magari non voleva disegnare lo sfondo. E ha fatto questa cosa qui per riempimento. Ho pensato a una roba del genere, Easy. e quindi te l'ho chiesto appunto Lì. Basta poi. Siccome mi aveva già detto che è una roba che ha fatto comunque alla bene e meglio, non so stato gli romperli coglioni. Eh. Pensato... i coglioni. Ma c'è il vampirone in chat. Io rompo i coglioni e ho pensato lui cose mi se io se io rompo fare. i coglioni Vampire hunter è più forte di me ragazzi molto ah, è già. più forte <ride> questo è vero porca madonna <ride> allora l'ho messa come modello gratuito su un sito di grafica 3d e l'hanno scaricato in pochi se avessi realizzato un bikini No, aspetta, mi sono perso. Ah, alla fine il personaggio in teoria. In teoria femminile, era completamente protetto dall'armatura. Vabbè, d'aczony, perso... ragazzi. Ah, io... no, Vampi... allora, probabilmente apprezzerai recentemente. Ho speso varie decine di ore a modellare in 3D un'armatura storicamente accurata del 1400. Composta da decine di pezzi. Game zone in cuoio. Ok, Usbergo di anelli, di ferro e, e vabbè, placche sopra. So, okay, ok, Alla fine il personaggio, in teoria femminile, era completamente protetto dall'armatura. Dall eh, L'ho messa come modello gratuito su un sito di grafica 3D e l'hanno scaricato in pochi. Se avessi realizzato un bikini armor avrei avuto molto più successo. Eh, beh, sì, ovvio. Ovvio, ovvio. Leggi prima. Sì, ho letto, ho letto, vai tranquillo. Mi sembrava una cosa strana. Ma così poi non gli fornisce eh, la miglior difesa. Dove studiate le leggi della carne? Vabbè. Eh, ricordo che fare... Si approccerà al vostro operato sempre e comunque come un vecchio a un cantiere. Esatto. Ma io esatto. mi sono divertito a moderare. Sì, sì, ma, ma certo, nel senso. Però devi capire che nell'arte o comunque nei fumetti così ci fa un po' di senso estetico. Certe cose non puoi farle realistiche. Almeno che non, non fai roba proprio con uno stile più, più realistico. E lì se sbagli dà un po' fastidio. Però sei abbastanza Vabbè. libero, capito? Il discorso è che... È del... Il discorso è uno. Nel fantasy, sì, puoi variare quello è... che vuoi. Cioè, Gatsu... Qu eh. Quant'è che pesa la spada di Gatsu? Un mm, fottino. Eh, in teoria, è... allora... Sembrerebbe... Allora, sembra... Sembra... Cioè, Tecnicamente sembra allora, perché secondo i fan il tuo sono tuo, sorti, tuo, tuo... sorti 60 kg 60, e eh, invece, praticamente impossibile, eh, invece poi ho visto di recente il video, un video di de... De Caverna quando ha intervistato Cristina Scabbia perché lei, ha... lei sta leggendo ultimamente Berserk perché okay. il compagno l'ha convinta a leggerlo, e praticamente eh, mh, il... ha detto lei. Io ho portato. Dice il mio compagno ha richiesta un tizio proprio tedesco che lui si diverte proprio a costruire le spade. Ah, eh, sì, quello di, sì. Eh, però quelle sono 6-7 libre. Aspetta, aspetta, un tizio tedesco di, ma di, di manga. Che prende su richiesta fa roba di manga e anime. Cercando di essere più realistico possibile, ed è riuscito per esempio, a fare l'ammazza draghi. Alto, cioè, cioè, il mio ragazzo non è alto un metro, eh, cioè, non è alto, alto quanto Katsu. Perché in teoria tipo Gatsu è mi sa che alto tipo 1,95 o 2 metri. Però è più basso. Però la spada che gli ha fatto per lui è riuscita a farla con 30 kg, cioè quindi. Vabbè, 30 kg è fattibile! Sì, perché questo qui ha ragionato. Se sì, io devo fare una spada come quella di, di Gatsu, però mh, per una persona che non è Gatsu, cioè che, è una cioè è che non è Gatsu, ma cioè. non le hanno mai usate così pesanti nella storia, eh, esatto? No, no, non esiste perché, una spada perché, come quella di Gatsu perché non, non avrebbe senso. Miura l'ha proprio detto nelle interviste. Io volevo che, io volevo che Gatsu fosse, incarnasse un super uomo perché attraverso la frustrazione lui ha allenato il suo corpo fino a stressarlo cioè tecnicamente Gatsu non arriverebbe a 40 anni per via dell'artrosi esatto esatto comunque hai visto il trailer di Ghostbuster invece? No, non ho visto niente. È uscito ieri, mi sa, ieri sera. Ma che è, il seguito del Legacy? Sì, wow. Oh, no, no. Seguito contento. diretto proprio. Wow, che bello! A me è piaciuto tantissimo Ghostbuster Legacy. Sì, anche a me non, non è dispiaciuto. Era molto. Eh come si dice non lo so impossibile parlare <ride> ragazzi non so cosa vuoi intendere c'è cioè, un pazzo che ha fatto non mi ricordo, le fatto il Battle Map di Dark Soul Ovvero? Spiega un po'. Eh, ha preso tutti gli ambienti dei Dark Soul. li ha resi a Battle Map per eh, Roll20, mm. in modo tale che tu ci puoi giocare con lo stesso... quadrettati eh, già quadrettati e tutto. Bello! Qui c'è Halls of Legend. Eh, c'è pure quando eh, ti scontri con Orlstein e Il Baspencer e Terence Hill. De, de... Il Baspencer e Terence Hill. Eh, perché c'è coso. C'è eh, Adan Orlondo eh, su Dark Soul 1. C'è sta un tizio che sembra un lupo ed è velocissimo e l'altro che quel, è, più eh. grosso, è più grosso. Cioè tu vuoi dire, so, Bud Spencer e Terence Hill versione Dark Souls? Cioè, con molta fantasia. Sì, perché alla fine, cioè, se te ce pensi, Bud Spencer e Terence Hill incarnavano uh, l'uno all'altro cioè, all delle, delle specifiche. Ma se non si fa. Si piazza l'impugnatura. Allora, batisco eh, praticamente Niura <coughs> comunque un po' sulla storia. Ci cioè, si è basato. Perché per c'è stato un tizio olandese che aveva davvero una spada grossa, lunga, lunga due metri. però era lunga e stretta. Si, sì, sono le Highlander. Mm. No, sbagliando, se mai. E, eh? Però... Eh? Sbagliando. Mm. Però... Sì, cioè, era, però ancora... Però ancora, cazzo, stata, ve l'ho detto io. E, però ancora non era stata sviluppata a livello definitivo e commerciale, perché se la fece fare su misura quella spada. O che l'ha forgiata lui, così. Tant'è che ancora, ancora è, è visitabile in un museo lui, quella spada. Poi, e ovviamente. Gli yeah, hai rifatto cioè, il, il suo a E, è fatto e poi c'è stata. figura, vero? No, è affatto. Okay, affatto. E... e poi c'è stata. Eh, eh... ovviamente questo non lo accredita cioè miura dice che non che se ne è accorto dopo che si è respirato a lui cioè che c'era un personaggio simile però mh, tutti i fan concordano che sicuramente lui lo sapeva perché ci sono state cose molto simili e sono cose molto simili rispetto a a, a Gatsu che eh... C'è stato questo guerriero del, del 300 che si chiama Goz von der Lindem e, e lui era chiamato Goz Mano di Ferro perché aveva una, un arto artificiale, perché subì una cannonata e lui fu colpito al braccio. E, e c'era stato. E... Dove mh, poi tipo che lui fu, fu famoso per aveva detto a un signore più potente baciatemi il culo so eh, questi aneddoti e... particolari sì perché lui era, cioè, sì, era diventato famoso per questo lui e... oltre che per la mano di ferro e... però ecco era... fu il caso dove nel medioevo c'era l'arto artificiale cioè già esisteva un arto artificiale il caso più famoso però ovviamente so 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 sono i nobili. Anche se. Mh, chiaramente le fonti. Le fonti ispirazione di ispirazione dei Miura erano. Eh, la casa, e. e poi. Eh, più che altro. E Tutti. Tutti, tutti i film con Rutger Hauer Perché era proprio un fan di Rutger Hauer Ovviamente cazzo ispirato a Bruce Campbell Giusto? No, a E ah, Hauer no, <ride> Sì, un minimo di Bruce Campbell C'ha Su certe facce io l'ho visto M Quando fa il passo Quando gazzo fa il passo c'ha ha lo sguardo da pazzo si sì, è più Bruce Campbell però cioè invece, tipo, quando, quando magari è più serio e così, almeno nelle prime tavole, è più Rucker Hour come, come, come fisionomia. E poi la, 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 la cosa del de vestirsi di de nero, no? Le fallo nero come, come abbigliamento per richiama Lady Oak del personaggio di Grauer no? Mm. che lui è, pure lui è vestito da eh, che vi da ricordo nero. di andare a recuperare se non l'avete mai visto che è quel, quel, un vero. Buon film Vede cioè, io, io penso che nel 2023 quasi 2024 e poi c'è quella, quella gran fine della mission per non vedere Lady Oak è da stronzi è da stronzi regà quindi vabbè. avete rotto il cazzo, no, no, no. Bisogna, no, no. no che vabbè, va ben par de palle. Porca puttana, un fantasy molto semplice. Una storia tranquilla d'amore. Interessante, cioè il giusto intrattenimento equilibrato. Non potete rompere i coglioni così. E non potete rompere i coglioni così. A dire, e eh, magari un film vecchio, eh, no, ve lo dovete da vedere. Niente scuse niente scuse cazzo no in eh, no. cancella subito cioè no che, che no non io io dico le cose giuste perché perché fa gli appassionati del cinema e non aver visto Alien, non aver visto Lady Oak, non aver visto... Ma Alien sopravvalutato, un film mediocre, un film di merda. Ma fa culo. detto da me poi. Ah, ecco. <ride> un poco credibile. Esatto. No. No, non, è, non è proprio credibile, guarda. No, la è, proprio... è uno dei miei film preferiti, quindi. Eh. Dubito eh. fortemente. Eh, io penso te giuro guarda eh, per, me ha, per me chi non ha visto paparam, Alien paparam. e fa, fa l'esperto del cinema per me può pure per me può pure di, se torna nella tua caverna a farti le seghe eh, proprio non parliamo tanto signore signore no 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 mi dispiace ma io ve lo dico cioè, chi, chi non ha visto Alien. Chi non ha visto Alien e fa l'esperto di cinema se ne deve andare a fanculo. No? Cioè, almeno... Cioè, guardo, guardo i film, mi diverto. Così, oh, ma sono appassionato di cinema. Mm, ah sì, bello. Eh, hai visto. Esatto. Giocare con la Nintendo Wii a far simulare le seghe. Bravo. Bravo, Titan. Cioè, hai visto la mosca? Mai. Hai visto ecco, Alien? Hai visto Star Wars? No? Almeno un... uno Star Wars fatto da Lucas Uno. Non pretendo tutti, ma uno. Cioè... Dai, Star Wars si può anche... Il cazzo. Star wars merla, per me si sì. no mi dispiace la eh, come cazzo si chiama l'episodio 4 secondo me va visto sempre nella caverna perché, almeno... a giocare con la Nintendo. Esatto. perché per me è un modo anche per capire dove si è rivoluzionato il cinema Vabbè, ah sicuramente è sì, eh... Eh. è stato. Esatto. Diamo a Cesare quel che dice eh. esatto. Taidan, The Fly di Cronenberg con, con Goblin. Grande Cronenberg. Video Iodrom. il pasto nudo eh. Existence è un po' più recente eh beh, ho fatto Crowns of the Future e quello è l'ultimo eh. che secondo Visto? me capiranno tra vent'anni eh. Sì, non è dei suoi migliori mm -hmm. per me però molto attuale, soprattutto credo che lo apprezzeranno molto di più gli artisti. Cioè, chi è nell'ambito artistico lo, lo capirà forse un po' di più. Esatto, sì. è un po' diciamo, è più per un certo tipo di nicchia, secondo me, quel film. L'ha fatto un po' così. Mamma mia, Taitan! Che ha tirato fuori l'esperimento del Dr. K Eh che ha tirato fuori Perlona! Perlona! Un classico! Eh, mille, sì, 1958 Cioè, come no? Per esempio eh, Allora, non so se lo sapete O, dico, me, mi riferisco anche a te, Pacio, no? Hai visto che eh, per un bel periodo erano uscite quella creepypasta Dei ragazzi con gli occhi neri Dei bambini con gli occhi neri mm. Dove praticamente c'era questo mistero che alcune volte vedono queste persone che hanno gli occhi neri e ti chiedono, che ne so, un passaggio, ti chiedono un caffè, insomma cose del suo genere. Credo che la gente mh, ha, ha boccato proprio come dei cretini, proprio come dei, degli stupidi. Ma diciamo, E americani. Che, mh, no, pure gli italiani. Ho fatto delle ricerche apposite perché... Volevo capire chi è il coglione che, che abboccava così anche quindi anche italiani. Mi spiace dirlo, eh, no, non qui, non, Da questa cosa da me non si salva nessuno, è che è chiaramente. È, è, cioè, se voi leggete la, la storia dell'origine, così è il villaggio dei dannati. Non so se l'avete mai visto. Il più recente remake di questo film è stato fatto da Carpenter negli anni 90. Però è un film vecchio, tipo degli anni 40-50, perché è preso da un libro. Ecco, quindi, se voi eh, credete a ste cazzate de che, so, cioè, cioè, che sono alieni eh, o creature mostruose di cui si sono so appropriati dei utili umani per generare questi figli così è il villaggio dei dannati mi dispiace che, vo, che oh, Babbo Natale vi ha detto che non esiste eh, ma adesso lo sapete quindi anche un, una serie hanno fatto anche mi sembra ma hanno pure preso parte delle cose su Supernatural eh, che mi pare che se non mi, se non mi ricordo male Dean su qualche, quasi tutta una serie gli venivano gli occhi neri eh, cioè... eh, non mi ricordo super eh. eh, supernatural l'ho persa cioè l'ho vista ma non tutta super Supernatural, dopo la, terzo, pare dopo la terza o quarta stagione se pure butta nel cesso e... E... Cioè, mi ricordi i bambini con i capelli bianchi un classico sì e nel film allora tecnicamente li hanno d'argento e... sia nel, nel film vecchio e poi, però, vabbè, l'effetto evidentemente de del capello bianco gli è convenuto più che altro a Carpenter in quello con nel suo remake perché, evidentemente, rendeva meglio sì, per l'epoca. Ne ha fatto altri dove, aveva, dove avevano i capelli biondi, esatto. Hanno fatto anche che con i capelli biondi e altre cose, però, tecnicamente, eh, eh, sono argentati, sì. Cioè, tecnicamente hanno, hanno i capelli d'argento. Ed era questa la cosa che... Che, che nel libro anche dava. dava diciamo, scompiglio. Cioè, The a parlare comunque di un libro scritto negli anni 40. Come. Cioè, ragazzi, Cioè, come. Vi cioè, voglio di un'altra verità se voi pensate che il cellulare è stato inventato così preso dai telefoni noni che avevano eh, i militari vi sbagliate grosso il cellulare è stata un'invenzione di uno scrittore che scrittore di fantascienza soprattutto delle prime fantascienze quindi parliamo degli anni 20-30 che è totalmente è andata nel dimenticatoio. Poi, evidentemente qualcuno però ci è riuscito a trovare a tirare fuori sta cosa. Però chiaramente l'ispirazione era da quello. E sono tante. Cioè. Allora, mh, noi tecnicamente mettere... ricicliamo tante cose, raga. Ricicliamo tante cose. Come pure. Cioè, cent'anni fa. 150. Cent Vent'anni vent'anni fa andavate moda l'orologio da taschino eh, adesso il nostro orologio da taschino è il telefono con co le cuffie cioè, no, <ride> quello. è lo smartwatch eh, lo smart eh, esatto lo Chierpetti, smartwatch e ti parli così eh. come io, io veramente oggi ho visto il mio, il mio caporeparto io mi sono messa a perché è assurda sta cosa dover rispondere al telefono Okay, eh. da, dal eh, dal polso perché eh... è, è è, è sta lì così e poi fa così boh eh. ah beh, tecnicamente quello, cioè io, io te lo dico Pacio: secondo me tra meno dei vent'anni saremo tutti con la satcom cioè, quindi quindi prende tipo niente più cellulare cioè mar tu, bracciale tutto il giorno bracciale dove, dove lì sta abbastanza schermo dove tu c'hai il telefono dove te fai da, da cellulare ma sì ma quella cosa del film da smartwatch cioè tanto raga se arriverà a quello sarà al cazzo del satcom che poi magari va a, a, a emissione olografica eh. l'hai molto voluto sto mondo così poi eh, ecco come cioè Benvenuti nella fantascienza, ragazzi, dove, dove però adesso diventa realtà. Trama famosa: il fatto che la gente abbia creduto vuol dire che non ho mai visto. No, appunto, perché c'è questa. C'è questa. Um, io non lo so se si può chiamare ribellione. No, il problema è che la gente si dimentica di alcune cose, soprattutto i giovani. I giovani non vanno... Ho notato che molti giovani, non tutti, non vanno a recuperarsi roba vecchia. Ok, sì, perché, perché la, la considerano giudicano. vecchia. Eh, Quando queste cose ultimamente stanno ritornando, come la piattaforma che sta facendo questo più di tutte, ovviamente è TikTok che sta ripescando esatto. tutta la roba vecchia di quando siamo cresciuti noi. Esatto. E la sta sì. ripubblicando praticamente. Sì, è vero. E è la vero. gente si meraviglia di queste cose, perché non le ha mai viste. Eh, è vero. E noi ci siamo cresciuti con quelle cose. Per noi è normale, per loro no. È vero. Cioè, quindi quando cazzo... saltano fuori queste cose, non lo sanno che appartiene a un film o eh, a una cosa. Infatti molte volte mi capita di vedere quelle cose lì e sottoscrivere. Guarda che... Non è vera, sta cosa fa parte di un film no. e gli cito il nome del film. Esatto, ma mi sta anche capita, cioè, ma proprio una cosa molto banale, visto che ormai penso appunto, mh, tempi come mai dire gol, questi qua non, non accadranno mai perché adesso c'è, ok, già l'app show, ma è totalmente una cosa diversa con, con un intrattenimento diverso, no? Beh sì, sono cambiati i tempi. E quindi stanno riuscendo? Beh sì, per... cioè, ormai, non... ormai tipo i tempi di un programma come di Re non... non ci saranno mai più. Dove eh, non eh, era solamente lanciarsi e fare altro. Esatto, perché non... Però magari, ecco, per dirti no... Eh... Tem... Cioè, tempi in cui c'era presentatore comico leggero che però eh... sapeva darti il lato. Improvvisazione dei tre commentatori che parlano, la Bellona che sta lì che magari fa, fa qualche scinetta semi, semi spinta, e c'è cioè, anche come Ciro il figlio da Target, no? Tu lo ricordi, sì. Eh. cioè cazzo, roba. Io penso che Ciro il figlio da Target è solo va la nostra generazione, mm, non, lo, non faranno mai più una cosa del genere. Mm. E purtroppo, questo a me mi dispiace perché eh, era, era davvero usare il trash in una maniera divertente e, e dove davvero la televisione avrebbe fatto i soldi invece di fare i soldi col Grande Fratello e, e cazzo. Cioè, spiego che cos'è Ciro Fiore Target per chi è giovane e non, non lo conosce era un programma come mai dire gol solamente un che pochino blob, diverso vabbè ma blob c'è ancora no blob c'è ancora blob c'è ancora e penso che sarà una trasmissione immortale blob cioè blob non credo cioè secondo me sarà sarà ben funziona ereditata. il problema di blob adesso che fa schifo ma non perché blob faccia schifo ma perché quello che trasmettono fa schifo Esatto. il mondo in cui viviamo adesso fa schifo e quindi tutto quello che vedi su blob fa cagare eh. sai che ci vorrebbe Pacio? Eh. ci vorrebbe uno che si inventa un blob eh, su internet no Che fa si fidate secondo me se uno invece secondo me funziona se tu fai eh, perché visto che funzionano e per esempio hanno streamer grossi c'erano cioè clips che sono tutti spezzoncini eh, c'è cioè, che ne so flips che fa su roba principalmente di mario stognolo si sì, ma però vanno, vanno quelle cose lì ma non vanno no fidate perché... se invece vanno se invece vanno su una cosa tipo se uno fa blob ma con tutti gli streamer c'è tutti cioè, cioè, quindi significa che tu devi stare davanti allo streaming <ride> tutti i giorni e <ride> la stare seguita tutti. Eh, secondo me, secondo me sarebbe la, la Vabbè, rivoluzione del per... clip. Le clip del, della, del mese, sì, però sono streamer. specifiche dello streamer. Io ti sto no, dicendo: No, 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 che... sono le clip del mese di tutti gli streamer, ma di quelli grossi, però, certo, per forza, quelli piccoli che se li caga. No è sbagliato perché comunque è Sempre qualcosina oh no. del piccolo Qualcosa fa E ovviamente se magari la clip è divertente Qualcosa è divertente Uno dice ma che cazzo è questo Mamma guarda è... Vampire Hunter Wow ha fatto una bella battuta questo qui Andiamo a vedere chi è eh, Ma che coglioni sta sempre a rompere il cazzo No non è vero Uh, piccolo... non, non dividermi di quello che non so diceva <ride> eh, anche eh, blob sono su rete con spezzoni di film e pubblicità montati in modo creativo era, era all'avanguardia e infatti, quello che ti sto dicendo titan cioè blob non è, è anche spot cioè, è tutto blob e quella è la filosofia del blob che non ha capito pacio cioè, è tutto è tutto cioè, era spot, e, e video, cioè, programma di cioè prendeva tutto Blob, perché Blob aveva la, aveva la giusta ehm, chiave di far vedere eh, che cosa succede nel mondo. Era quello la, la, il fulcro, E questo che secondo me uno si dovrebbe inventare su internet. Però questo significa che tu devi essere una squadra, Cioè perché da solo tu non te Poi vedere 700.000 streamer, E devi ma vi dovete mettere a guardare tutti i streamer, tutte, cioè tutte le persone, cioè seguire tutti. Seguire tutti, vi via i vlog i vlog e li, e li montate Quindi deve essere tipo fatto e una squadra Quindi montatori essere tipo fatto da una squadra dei montatori se si, si organizzano si organizzano e guardano tutto quello che sarebbe una figata mm, perché c'è cioè, blob all'epoca cioè conosci blob e che ancora oggi c'è è, è all'avanguardia ma blob rischia di prendere appunto una deriva come ha detto Vaggio un po' particolare perché con questa costa venuta del decadimento televisivo che cazzo devo guardare cioè che cosa cioè che devo intrattenere che puoi vedere de de così intrattenitivo niente comunque dicevo volevo spiegare è, che cos'era Ciro del Fio The target perché è, è, una, è una cosa a cui tengo e soprattutto per far capire che, che televisione c'era una volta e parliamo dei fine anni 90 e c'erano questi, questi programmi che erano dati da, tra metà anni 90 e metà primo decennio del 2000 quindi si parla del dal 2000 fino al 2010 diciamo 2010 2000 sì più o meno 2010 2010 2013 più o meno si sì. potrebbe pure fare, ci potrebbe pure sta più o meno, allora immaginate i programmi in cui c'è persone che okay. commentano tipo gelappa, tipo però non sono già lappa, e... però c'era la classica bella della televisione. Tutta gnocca, tutta sexy, ovviamente mezza me, mezza. Vestita, dove magari stava lì a far vedere tette e culo, a farci sognare tette e culo, però ehm, già tipo in, in una salsa un po' più comica, un po' più burlesque. Ehm, poi c'erano comunque comici prettamente giovani, Cioè, eh, perché all'epoca c'erano dei comici che poi sono andati a finire a Colorado, che ora non mi ricordo come si chiamano. Eh, sarebbe quello che anche Paolo e Luca e Paolo esatto. Fu l'esordio di Luca e Paolo. Ciro, il figlio da Target, bravo, che me l'hai ricordato. Era fu proprio l'esordio di Luca e Paolo perché loro... loro sono diventati famosi con quello prima delle iene. Ehm, e cioè, poi c'era. Eh... <ride> cosa ho detto? cosa ho detto? No. e eh, eh, ci e eh, eh, o devi decifrare eh, faccio o devi decifrare io l'ho capito benvenuto ah, nella okay. caverna del pistacchio cool. cool. Sì, si sì. <ride> Tristana 5 benvenuta o benvenuto no, no l'inferno Ecco, esiste no, il paura della di... morte e il più forte certo. aprire e non Inchiudere chiudere il rubinetto, il rubinetto ogni sera, sera. Aggiungi, aggiungi la candeggina la, la, mm, la dieta la dieta un... alla... non andare a mare i soldi arriveranno a te lunga vita è caos se fossi in te io fossi in te ballerei Poi, così è eh, per sport ma no non ha ma fatto dai, niente di sì, male diverti... divertiamoci ma no, un po' non ha fatto niente ha detto la sua <ride> capiamo ma andiamo, ma... Come, come domenica quando stavo a fanalive benvenuto o benvenuta lo... comunque grazie codizio a rompermi i coglioni su che cosa dovrei fare nella vita cioè... vabbè ha dato un suo... un suo parere sì 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 io l'ho ringraziato bannandolo l'ho ringraziato minacciandolo di banno se avesse parlato no, ancora vabbè sì, 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 no, io, io sono molto eh, po' più anche certo. Quelle parodie dei programmi no, allora, degli anni 60 e sì. degli anni 90. Allora, come Titan, Nintendo no, un errore. Un Lillo e Greg, Lillo e Greg... Ehm... Ah, cioè, non è che erano un vero e proprio esordio di Lillo e Greg sì. sul no, Ciro. No, in realtà no, c'era un po' Ah, ecco, Telenauta. Ah, è vero, eh, perché infatti se ti ricordi, Titan, Telenauta... E era già primi del 2000, e... però Lillo e Greg erano già famosi. Erano già famosi. Vabbè, per, far... per dare un esempio classico di per dare un esempio classico di Ciro il figlio di Target. Tant'è che appunto lo pescarono prendendo Selene che era veramente era... cioè era ancora all'attivo come pornostar e Infatti la mettevano mezza sexy e tutto il resto, e poi hanno poi c'era anche la Litizzetto perché, tanto, la Litizzetto era scoppiata, era diventata famosa, quindi c'ha avuto al boom. Tanto che infatti la filavano su Medire Gol, la infilavano pure sul Ciro Fio da Target. cioè per farvi capire, era più la commedia sexy all'italiana portata alla televisione. Eh... Sì, dai, Ciro Fiore Target era più su quello. Era più su quel filone, però meno. Me cioè, meno rispetto so, ai film da commedia sexy. Non, 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 di Sex non, non lo sento di dire questa cosa, però. No, era. Io penso 2003-2005, da se non ricordo male. Perché ancora andavo a scuola io. <coughs> Sì, perché, perché loro, mh, non so se lo sapevi Titan, Lil e Greg, prima di fare i, i personaggi televisivi, cioè attori, conduttori e cose varie, eh, erano, disegnatori, erano fumettisti, illustratori. Ah, sì, e, e... No, loro erano sordito con quello. Sì, sì, sì. sì. Poi il teatro e la musica gli ha, gli ha dato più, più soldi. Eh, ah, ok, tu dici: Mi confermi che è 2000, ma no, non mi ricordo. Non ho. No. Non mi ricordo completamente. Però, tipo. Cioè, io penso: c'è ancora l'ignorante dell'Illo e Greg. Da qualche parte. Poi tipo una volta Assurdo. che... Sì, era... Era, eh, era una, una volta... era il Tolfa Arte, che prende era un, un, una mostra d'arte, dei vari arti, che, che prende se trova, se trova a Tolfa, eh, che è stato nel Lazio. E incontrai Greg. Incontra i Greg dal vivo tant'è che c'ho pure la foto su Facebook se... e... e quando gli ho nominato l'ignorante e... e... il fatto che comunque ho conosciuto pure un paio dei loro colleghi ex colleghi perché insegnano la comics lui mi ha detto c'è cioè, no ma ha cioè, ma... fatto ammazza o... cioè, tu... cioè, come cazzo fai ad avere l'ignorante eh, te lo sei pure tenuto cioè, io penso che que quel fumetto cioè, non mi ricordo manco più co come lo feci <ride> detto, penso che sarei tipo il, il secondo o il terzo che sento che c'è là quel fumetto io ho fatto guarda che sinceramente avete fatto un fumetto carino fa cioè, ride eh, è, 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 bello cioè, è, è bello da vedere è bello da vedere è bello be da leggere è bello da cagare no, no. No, davvero da vedere no Perché comunque si vedeva che era un disegno molto underground Però fatto appositamente Però era bello da leggere per il discorso Che era Raccontava un po' Uno spaccato giovanile dell'epoca Cioè Si vede che comunque all'epoca Quando l'hanno fatto C'erano tipo una ventina d'anni 20-25 anni Cioè bello vecchio come cosa eh? Cioè, quindi parliamo dei anni 90 anni no... Metà anni 90 più o meno si sei fatto autografare ciao ciao Silvia, Sa Silvia salvia madonna oggi è impossibile eh, eh, no purtroppo no cioè no, non sì. che è mica vado un giro con fumetto del genere però sì, perché ho letto salve e ho detto salve Silvia dei problemi ragazzi, problematici. e eh, questo se sapeva. Eh... vabbè, eh, eh... così è gratis. <ride> Però, Però... No, ho capito. Fate... Sì, sì, eh... ricordo. No. No. Tu che cosa scrivi? Tu che cosa scrivi quando sei in live? Non scrivo niente io. Eh, scrivi niente, no, no, scrivo niente. Io, vabbè, è <ride> Ver veramente vergognoso. Io, boh, <ride> eh sì, certo, è veramente vergognoso. No, comunque, non, non sono riuscito a. 69, c'è tutto. Almeno c'era, ok, eh, più o meno sì. Comunque, eh Salvia, sì. se hai tempo, vuoi perdere, vuoi fare una chiacchierata, entra pure in vocale. E fammi un bel show laga per capelli. Ah no, l'hai già fatto, posto. Andatevi a seguire ecco, era... che sono un gruppo di ragazzi stupefacenti. Stupefacenti. E poi c'è Salvia, la più forte del gruppo. Ba -ba -ba. Ah, bel... Forse, forse, non lo sai. No, comunque su YouTube te ne 60% c'è tutto. Ah, si, sì? aspetta un po'. Oh, ma mi ha fatto venire la curiosità. Un creepypasta con due protagonisti, il Burro e Salvia. Così, gratuito. Mm... Cioè, no vabbè, questa te la devo dire. No, dai. A apro YouTube, apro YouTube. Eh, mi, mi compare video di Alkill TV dove eh, ipotizzano che il Batman di Frank Miller è fascista. Ma perché? Vabbè, ah, vabbè, cioè, diciamo, Va... diciamo diciamola tutta. Un qualche Piccolo principio di fascismo. Ma Batman in generale ce l'ha. Non perché gliel'ha fatto proprio Frank Miller, però. Sì, è personaggio è un po' così, però. Eh, Dai. Cioè, quindi, andare la colpa, però, a Frank Miller o così gratuita, non, non mi sembra proprio il caso. Ma sinceramente, io non farei queste cose qui. Non le direi. Esatto. Dice, Vabbè, mh... dice, dice no, che, è che dice. No. Com'è che dice? Sì. Oh, scusa, ma non è. Di Colpare Miller non mi pare qualcosa. Eh, cioè, allora, Frank Miller si sa che è un po' fascistone. Eh, eh, però. Però non, non mi sembra... Eh, non sembra perché hanno fatto l'associazione, no? No, pure sul 300... 33... Hanno fatto autore... Autore... No, pure sul 300... Pure sul 300... Comunque c'aveva pensieri e concetti un po' fascistoidi. E... Pure su altri, pure su, su Sin City. Però il discorso è... Al di là di quello dell'autore, no? Allora... Se vogliamo dirla tutta, Batman c'ha un concetto fascista di base, uno solo, del fatto che eh, il riccone, ossia Bruce Wayne, scontento che la città è nel puro caos e nel, eh, nel crimine, la polizia non fa un cazzo e lui si, è, si erge a giustiziere personale. Mm. Tecnicamente è un pensierino un po' fascistello. Tecnicamente, però non la, io non la penso così. Però, eh, chi è de destra, per lo meno chi è oh, tendente al fascismo, la pensa così? Io non, io non la penso così per un, per, perché è comunque un incipit è un incipit che spinge alla creazione di un supereroe. Però, raga, chi è? Che non ha mai pensato nella sua vita di, di farsi giustizia da solo Io penso che chi non lo pensa Cioè chi non, non lo fa Mente a se stesso Perché le ingiustizie ci stanno per tutti E oh, via proprio. Però Identificare Batman come archetipo fascista Oppure dare la colpa a Frank Miller Perché è quello che Ha dato magari Ha, magari ha spinto un pochino di più sul concetto fascistico del Batman mi sembra un po' un, un puntare il dito su un nemico immaginario perché comunque eh, da che mondo è mondo il fumetto è pieno di pensieri è pieno di è, è pieno di concetti non solo fascisti ma anche, dal, anche diversi e... Sta a noi scindere un po' l'illuminismo il lato illuminista che c'è in noi e capire dove si sta esagerando e dove no. Cioè, io, non... magari, a un incipit che potrebbe essere, potrebbe essere fascista, posso essere d'accordo. Ma, definirlo... sì, ma non parliamo di queste cose che non ho voglia, no, cioè nel senso, no, eh, sì, sì, no, vabbè, ci sta, però no, non mi sento de... cioè, sinceramente, non concordo da... con sì. chi con... con chi ha questo questo concetto che mi pare assolutistico nel termine, insomma, cioè mi pare assolutistico, punto. Ma principalmente è che voglio anche difendere Batman, in quanto il mio personaggio preferito. Ah, diciamolo. Eh, che cazzo. Eh, Batman... Batman è un figo e basta. Se vi state sentendo il rumore, sono le carte di, di mano sinistra. mano sinistra è un gioco di ruolo che ho comprato a lucca dove si gioca con le carte napoletane molto bello tra l'altro perché veramente è, so, è, è il sistema e la briscola il problema è che ci giocherà da solo non è vero invece è no. molto bello ho già tre candidati Quindi e poi è una cazzata proprio a giocarci, guarda. cioè fare la scheda è una stronzata. Facilissimo. Ma ah, vedi? hanno fatto una... no l'azienda cioè hanno chiesto proprio all'azienda più che... famosa non specifica. dire, eh, non dire chiesto... niente eh, lo, so, lo ho già so. capito dove volevi andare a parare eh, all'azienda più famosa de, de, che costruisce carte e fai il mazzo di carte specifico e l'hanno fatto più plastificato cioè rispetto a quello che si conosce già mm con un, con un tagliografico leggermente diverso ed è, un, ed è proprio una figata pazzesca. Allora. Beh, io direi ragazzi che sta uscendo piano piano. Sì. Anche se io sto mantello... Bah. È rotto il cazzo eh sì oh, io ero un po' il cazzo che ve devo dire c'ho ca... cioè... le fisse se Fuffolosso l'ha disegnato così è perché così doveva essere punto madonna che cazzo particolare partire con lo statico. Sono gli elementi narrativi che così le fiabe in tutto il mondo. In genere c'è sempre una situazione iniziale di torto, eh, ingiustizia o di minaccia. E eh certo, eh... certo Taitan, eh, ma, ma eh, altrimenti non si fa, fa una storia. Il, segre il segreto di fare una storia è creare un, un trauma che il personaggio si deve portare continuamente perché attraverso di quello eh, ha un mentore che gli insegna a, a superare la cosa e poi troverà un, un cosiddetto power up ossia hai mai pensato che qualcosa... questo personaggio che sto disegnando ha un trauma e mm -hmm. il suo trauma è il suo mantello? Ed è per questo che è così, mm. pensaci, mm. provaci. Mm. Pensaci, eh, ci penso, <ride> penso. interessante, <ride> però a me mi pare un'improvvisata un sul momento, tanto per giustificare qualcosa. <ride> no, no, cioè anche Se sei in chat, di fuffolozzo di... Dimmi che è così, vero? Di... E allora. Sì, eh, sì, Titan, cioè, Iotoroschi eh, per esempio tipo, adattò i terocchi classici con dei terocchi anche suoi per fare, per, per costruire praticamente le storie attraverso i terocchi. Però questa cosa adesso è stata mezza superata, eh, invece di utilizzare proprio direttamente i terocchi, anche se è un metodo che comunque si... Con... Cioè, Basta comprare il libro di Jodorowsky per, per continuare a utilizzarlo. Eh, C'è anche, anche il fatto che si può utilizzare. Ehm, ci sono proprio le carte per fare una storia. Sì, sì. Ci cioè sono proprio un mazzo di carte dove ci sono tutti vari vincoli precisi di inizi, inizio fine cose. E che ti aiuta a fare che ti aiuta a capire un incipit per la storia senza che ti vai a prendere i tarocchi però da una parte io consiglio sempre i tarocchi per un discorso che eh, la teoria l'ha fissata Jodorowsky, e Jodorowsky non è un coglionazzo che si sveglia la mattina e dice ah sono un genio è una persona che ci ha studiato, ah. come cazzo si deve è quello che penso e... io tutte le mattine quando mi sveglio tra, tra parentesi proprio... ah, purtroppo, però purtroppo, <ride> però non è così, non lo so, non è così, Pascio. genio del trash sei. vabbè, <ride> boh. Boh, così. Bo. No scherzo. Prodi Boh. Cosa devo subire io con le live? Questo è quello che devo subire ogni live della mia vita. <ride> ogni live della mia vita. però sì, cioè teoria voglio... stiamo parlando di un genio cinematografico del fumetto un artista a 360 gradi perché mi pare che abbia fatto pure musica io trollo giusto no non, non ricordo non ricordi un po la memoria il fratello è il fazzoletto da tasca del gigante che ha divorato una famiglia e lui dopo averlo trovato e ucciso la nuova riattesa questo fazzoletto mantello la cui pelliccia è fatta da alcuni figli della patria di questo gigante oh. <ride> ma disco ha, ha già al suo interno il mazzo per fare le, per fare le storie d'altronde me Minime ov ovviamente tira fuori il suo genio nel momento del bisogno certo oh, non criticare Minime certo Che la mia, er la, la mia eredità molto probabilmente passerà a lui auguri <ride> c'è da sparare delle super sono sempre bravo esatto come tu come, come me però, a lungo, una cioè una di però se non leggi farò. porca di quella madonna! Eh, cosa a Eh, attaccati me? sto cazzo di microfono! Sto, sto leggendo... vabbè, allora... Guardate, io, io, io stavo a fare una cosa. Tocca a sì, mi sono caviccina con microfono. Se mi leggi, leggi da lontano, chat. non leggere. No, perché tu dovresti leggere Dalla chat. Io, sei io. Sei qui, entri e mi leggi Eh, sei qui. Sei qua a rompere entri. il cazzo. <ride> Tanto stanno parlando allora, con te. Non stanno parlando con me. Diodoro <ride> lavorò a lungo anche ad una versione cinematografica di Dune. Io che purtroppo me. non fu mai completata. Video e documentario. E se non erro Titan credo che è stato anche pubblicato il, 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 ma, il diciamo dei preparatori di, di Jotoroski. però non, non ne sono sicuro. Eh, devo bisogna ricontrollare. C'è la storia delle Super Cazzo. Sono sempre bravo. Ehm... Che pistacchio sfruttatore c'è l'artbook è bellissimo ma rarissimo eh, si sì, dice bene eh, eh, però però vale i suoi soldi cioè magari potrebbe anche cioè, può essere considerato un, 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 un come, come si può dire un, un, un eh, Cimelio eh, di valore ehm... storico un cimelio artistico, sì, un cimelio artistico, sì, un cimelio artistico secondo me si se può fare. Mm. Cioè, andrei... cioè per chi appre... apprezza questo tipo di cose, perché no? Eh, io me lo in quanto Jodorowsky è un fottuto genio, cioè... possiamo dirlo Jodorowsky? Possiamo dire, certo. un po' sopravvalutato, giusto? Sì, un po' sopravvalutato. Ha <ride> fa, 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 fatto tutto quel bibione, povero Dune, e gli, gli hanno mollato a Lynch. Ah. Eh, vabbè, adesso ce l'ha il buon eh, Villeneuve. Eh, però Villeneuve ha preso il, il bibione degli Odoroschi per fare il suo, capito? Cioè se l'è preso gli ha detto, senti, eh, posso dare una sbirciatina? Eh... Se proprio devi, gli ha detto Iodoroschi, capito? Oh grande, grande, e mi ricordavo, grande Titan, mi ricordavo l'artbook bellissimo ma rarissimo. Mi ricordavo, eh, okay. me l'ha me linkato, me l'ha linkato, me l'ha linkato c'è un linkato anche di... Moe, Jodorowsky se non sbaglio. Sì, è qualcosa, vero. Qualcosa, sì. se non sbaglio. Qualcosina di... De... Sì, qualcosa, sì, però principalmente era degli Jodorowsky Era dei... De... Cioè, poi perché è... Vabbè, sì, è, è degli Jodorowsky Perché ne parlo come se fosse morto? Non è morto? Cioè, che cazzo. Sì, però è davvero cioè, una roba davvero da patrimonio artistico, porca troia. E quando. Quando tu. cioè devi. cioè, hai veramente lavorato perché ti piace quello che... che volevi fare. Possiamo dirlo? un follozzo che assomiglia un po' a quello del castello errante di aul errante di aul possiamo dirlo colpa mia l'ho tramutato troppo <ride> colpa dello studio gibloons lo studio gobloons no quello è un altro studio tra l'altro l'altro giorno abbiamo messo sul suo disco... Cioè, le, davvero? Le, le canzoni metal che ha fatto. Deadly Carnage. E... Carino. Oh, mazzo. Deadly Carnage sono bravi. Aspetta un attimo, che sto direzionando le, le, le stronzate che stanno vedendo mio padre e mia madre. Si sentono un sottofondo, mi sa. Ma no, non sento niente. Ah, ok, allora forse perché la riduzione del rumore di Discord mi sta aiutando. Ah ah ah, ah, ah. no, eh, cioè. Ah, ah, ah. facciamo oh, questo tipo qui, con questo colore qua facciamo la cacca lì Eccoci qua. Ah, ma un uh... Ho sbagliato tutto quanto, gran peso de merda. Assurdo, assurdo, assurdo. No. Non lo farò così. Ecco cosa farò. 嗯嗯嗯，输、嗯、了。嗯 Mamma mia, grande. Comunque, hai ragione Vampire, non per fare i vecchi sulla, sulla panchina, ma i più giovani si sono persi tantissime cose interessanti. Non per colpa loro, ma è un dato di fatto. No, io, io invece mi dispiace, ma do un po' la colpa a loro. Perché, Molte, cioè... Prima di giudicare, basta guardare, cioè basta guardare, eh, ma perché una non si che... non si informano più, hanno perso questa capacità. Non hanno oh. voglia ne hanno il tempo di perdercela e quindi fanno pure allora... a chiederlo in, in una chat che qualcuno gli risponde, allora ti... ti faccio un esempio, no? Perché non è una cosa a cui gli interessa più di tanto. Probabilmente. Aspetta, buono, buono. Buono. Buono, buono. È, come, è come quando dico. Eh, co entrano in live e ti chiedono cosa stai facendo. Cazzo, l'ho scritto nella, nella live, cosa sto facendo? Perché me lo devi chiedere. C'è scritto tutto, devi andare oh, a contigo. Sì, però io lo vedo hanno, diversamente. Non hanno voglia. Sì. Io vedo diversamente faccio, non lo so, allora, mh, io da giovane io non mi volevo interessare di tante cose. Cioè Però quelle cose sono venute piano piano. Sì, poi magari spiego... col cioè, un paio d'anni, nel senso vanno a cercarsi tutto e... no. Mi spiego meglio, mm, mi spiego meglio. E eh, ad esempio, no, eh, non cioè io te, Titan. vediamo comunque la nera dove internet era, era nato. E che era talmente lento, diciamolo, internet era talmente lento che l'enciclopedia era molto più veloce da consultare. Sì, c'erano <ride> ciondi interattiva ecco cos era, e Ecco, eravamo piccoli noi. Però non <ride> so qual è il discorso è che eh, non lo so, sarà stato boh, Anche penso questa parola, penso... enciclopedia. Sarà stato sarà stato il fatto che in Audi cave col ciglio in mente te veniva in mente un po' uh, alcune cose, cioè magari ti veniva in mente guardando altri programmi tv o cose del sto genere, no? Però mi ricordo che uh, quando sono, quando ero giovane io, cioè quando ero ragaz ragazzo io uh, ero cioè, guardi fumetti, non c'era, cioè, a parte, a parte un programma TV che facevano a mezzanotte, non c'era un cazzo. E, e grazie un po' a quegli anni 2000-2004 dove c'era, dove c'era stata la fumetteria La Dispoli che comunque mi sono un po' interessati i fumetti e anche un po' la curiosità personale. Riguardo al, cinema, riguardo al cinema, però, te posso, <ride> te posso dire che la mia. La mia. Eh... Credo che la mia... il mio interesse riguardo al cinema sia stato proprio graduale. Cioè, forse perché magari. Eh... Allora, vedevo che mio padre si fissava tanto quei film degli anni '40 e '50. Dove il protagonista magari era pure doppiato da merda e Costumi magari facevano cagare Stronzate varie E io lì vedevo che apparentemente c'era istintivamente una, un rifiuto eh, Un rifiuto di cose veramente brutte, ormai obsolete All'epoca, e parliamo che erano gli anni 90 eh, Quindi non è che erano sto grande distacco Cioè, io invece eh, cercavo comunque dei film che potessero davvero tirar fuori la creatività che forse cercavo già cominciavo a capire a comprendere no eh, però questa cosa me l'ha data guardando film eh, cioè guardando i film stessi cioè io mi registravo con la videocassetta e... I film mm. La VHS ragazzi Cioè raga Io per, per puro stimolo mio Mio padre mi comprò Il videoregistratore 120, 180 Cioè E c'avevo Facciamo una 180 pro... ci sta su di più SPLP LP no, Non eh. lo so, testine eh? Le quattro testine del videoregistratore Se ne avevi quattro è un gran figo Esatto, avevo qua. Eh, cioè, io mh, praticamente registravo un sacco di film più che altro perché i miei, ovviamente, mi dicevano Iori ore 11: te ne vai a dormire, non, non rompi il cazzo. E quindi, magari che ne so, i film del mondezza. Queste cose qua, ma sono venute da curiosità mia del non me la guardare. cioè il mondezza, mi ha fatto vedere mezzo film di mi padre. Cioè, ho, ho sentito un pezzo film dal televisore di mio padre. E dicevo: Che cazzo di film è questo? Che, che questo nei film dice un sacco di parolacce che commoso vietate. Così me lo sono sentito da solo. De prendere il videoregistratore e, e vedere, mi sono fatto dire di, a mio padre: ah, questi sono i film di mondo e eh, allora me, eh, me li so salvati. cioè Me li so salvati, me li ho so guardati tante volte. È quello che è. E... ma è stata una cosa totalmente istintiva mia poi ecco piano piano è stato tutto un crescere cioè nel senso del fantasy della fantascienza del, 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 del informarsi sui film poi soprattutto quando comincia a avere quasi 20 anni e, e ti te, e te viene proprio lo stimolo di vedere cose di cioè capire tante cose che magari non c'avevi pensiero non c'avevi eh... sì, sì, cervello anch'io anch facevo così però allora eh, ad esempio con mia madre perché mia madre era una che guardava tanti film e eh, soprattutto quelli di fantascienza ho preso questa cosa da lei guardava gli horror e quelli di fantascienza quindi io mi interessavo di horror e di fantascienza mi piaceva un sacco Adesso l'horror eh. l'ho cantonato completamente perché. Male. Non, non c'è Però... più l'horror di una volta. Eh beh, no, no, non è vero. C'è poca roba. Eh. Cioè, poca. sì, c'è poca stimolazione, mm. proprio poco. C'è poca stimolazione, questo è vero. Probabilmente ne ho, ne ho visti talmente tanti che ormai. Ma come la fantascienza, bene o male. Ne vedi talmente beh, tanti. Oddio. Che... Però la fantascienza, sai cosa? <ride> Sempre la contacienza quel... ancora può dare. Eh, perché c'è qualcosa ancora che può, ti può ancora far viaggiare o no? Quindi guarda, guarda la differenza tra esempio, un ecco io adesso con Luca. Ho comprato sia il GDR di Altered Carbon che quello Del de Blade Runner. Cioè tecnicamente sono due cyberpunk quasi identici, se può, può raccontare. Il discorso è che però uno uh, è più transumanista e l'altro invece è più uh, classico, no? Un cyberpunk molto, molto classico. E, e quindi c'è, c'hanno due, due, due concetti di cose. Eh, eh, esatto, pure, pure Metropolis. E... è vero. Cioè... Essendo più, gran... essendo più grande, andando all'università ho avuto più orari più flessibili. Ho iniziato a guardare film tardi anche sulle tre invece cioè, no, io ho sempre registrato se potevo. Sì, poi guardavo anche i film tardi, però, su quando ho finito le scuole eh sì, stavo, stavo così, è? è vero, il burrone ha finito adesso la live. Sì, stavo a giocare a parti Animal. Ah, perché ti sei messo a giocare a parti Animal. Ma. Prima ho giocato a ballo. Uh, si è bloccato, è bloccato la. Vabbè. Ciao figlio, se vuoi puoi entrare a spaccare tutto. Probabon. Se, se vuoi fare due chiacchiere così. Stavamo parlando dei nostri tempi. Eravamo un po' nostalgici. Quindi ci siamo. Eh, rifugiati nelle. Nelle vecchie case di una volta dove avevamo un ingegno che si chiamava Videoregistratore e, e si registravano tutto quello che non potevamo vedere durante la giornata. Attenzione, c'è il bailone: c'è anche il balone, assurdo, family, fami, family, passo al completo. Guarda, devo dire due robe agli altri ragazzi, poi forse riesco giusto ad entrare e fare un saluto. Vediamo. Va bene, va bene. Va bene. Comunque si ci sta come discorso dopo dopo stamattina su disco. Va bene. però comunque stavo dicendo, no? Però la simulazione ah, sì, di stamattina abbiamo fatto tutto un discorso su i DVD dei vari anime. Bravi, bravi, io a lavorare. No, ma anch'io ero a lavorare. Lavoravo. Scherzo, scherzo. Eh... Comunque... No, Pezzo, di io Pezzo di merda, anch'io ero a Pezzo di merda... Pezzo di merda, anch'io ero a <ride> Comunque, dicevo, no? E... Però, quello che voglio dire è... La stimolazione su come... Ehm, Ciao... Ehm... Salvia, di nuovo. Anche te l'invito, ovviamente, anche, anche a Bael. E... Cioè, comunque, lo stimolo di andare a vedere... Film che magari non, non, non ne avevo veramente un'idea no? neanche la concettualità è venuta da, da sola, cioè del fatto, che cazzo ne so. Eh, uno sa in forma. Cioè non è che c'è adesso. Cioè adesso mh, voglio fare un esempio da adesso è come vent'anni fa, ok? Mm. e 2003, internet era già arrivato. Iniziava a essere un po' più velocino, come. come. non come adesso. E non c'era una top 10. Non c'era una. una che cazzo ne so. classifica o, o, o rubrica. Al massimo dei de, de, de film fantascienza, film fantasy, film sui vampiri e cazzo di varie, non c'era il TikToker che tu diceva. No. cioè principalmente principalmente c'erano libri, c'erano o c'erano dei, dei programmi TV. Erano i programmi TV che, 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 che te spronavano questa cosa. Io mi ricordo che ci fu un, un programma. Eh, che non mi ricordo il cioè non mi ricordo come cazzo. Si chiamava il tipo. Eh, cazzarola. E Vabbè, questo programma stava su. Stava sulla 7, che all'epoca si chiamava Telemonte Carlo. E, e c'era Rita Pavone, che, che lei suonava. No, non Rita Pavone. Ma cazzo... La pianista Rita Pavone, giusto? Si chiamava Rita Pavone la pianista, quella bionda. Che adesso c'era una sessantina d'anni. No, ma è Rita Pavone cazzo... quella, la cantante Sì, è lo solo che era cantante. Però c'aveva un nome simile, vabbè. Comunque, Vabbè, praticamente se... non mi ricordo come si chiama. Regà. Questa comunque è, not... è, è, è una nota. Era nota al Costanzo Show, era nota insomma. Sta roba qua. All'epoca praticamente eh, lei, suonava, ehm, lei suonava i medley dei de, de film, cioè dei film perché c'era una sorta di quiz, no? dei de rubrica dove si parlava di determinate cose dei quiz. E, e c'era un critico cinematografico che non, non è Tatti Sanguinetti ma era tipo un altro. E, no, porca puttana non mi ricordo proprio il nome. Questo è morto di recente poi. E, lui eh, dava diciamo una, 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 una spiegazione e oltretutto facevano vedere frame del de, de determinato film. Rita eh, forte, facevano dice. vedere Rita forte, porco DC grande Titan. Rita forte, bravissimo. E, e... Piano forte Rita forte. Che collegamenti che ha fatto il nostro vampirone? Eh? Mamma mia, no. per... <ride> Veramente è Titan che l'ha fatto, Sì, no. eh, e Comunque, dicevo... E c'era questo critico che comunque spiegava un po' il film, dava un po' un suo giudizio di critica, e più che altro eh, era proprio una rubrica poi interessante, perché eh, magari, non so, anche artisti famosi o gente presa proprio dal pubblico, non magari non conosce quel film, l'ha visto oppure tipo lo ricorda no? perché magari è, al, è nel tema ne parlava e quindi mh, ti aiutava pure a capire a vedere attraverso l, 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 lo spezzone e se, se era interessante vederlo o meno eh... <ride> vabbè patisco questa è proprio gratuita <ride> però era, era, più era brava era la, la cugina tua... Rita Piano era allora, eh, <ride> servita lì. e, e quindi c'era questa mia. cosa c'era questo programma che era veramente buono per chi magari voleva interessarsi un po' di cinema ed era pure giovane perché magari non conosceva cioè raga molti film su per esempio molti film sui vampiri io li ho visti li ho visti grazie ai libri sui vampiri che ne citavano e, e poi non si ho guardati per conto mio come uno tanto all'epoca se trovavano i film comunque da qualche parte e... lo vedevi cioè parlo sempre di vent'anni fa quindi 2003 quindi già, già c'era internet ripeto se potevi pure scaricare i film, no, legalmente. Ma dove era legale? A parlo dai stampa 2003. E eh, ormai si, pagavi era legale. Si, sì, si, sì, come no, pagavi io oh, pagavi proprio. Se eh, si, sì, sì. pagavo eh, il, quello che non io pagavo visto di quando usciva, pagavo quando il DVD quando, il quando, pagavo. quando non bisognava pagare, pagavo. Comunque... Pagavo il DVD quando usciva, Perché però andava più. Ossia, ossia due anni. Ossia, ossia, un anno dopo, un anno dopo che usciva, dopo che usciva il film, mortacci Grande loro. Ci voleva, voleva un anno per, 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 per creare un DVD di mortacci loro. Cioè, vaffanculo, va. Cioè, io dico, boh. Pensare che adesso lo paghi anche il doppio di quello che lo pagavi prima. Esatto, o paghi il do, Cioè, il DVD adesso, io, allora, io non. Mi dispiace dirlo, ma cioè, secondo me dovrebbero inventare la cosa che tu compri, compri la versione digitale dei film, perché collezionare di Blu-ray nel 2024 quasi non ha senso. Non ha più ma senso. Dovrebbe esserci già, credo, la possibilità di farlo. Eh, eh lo spero, lo, sp lo spero con tutto il cuore, perché non ha, mh, ormai non ha più senso. Cioè, è solamente intasamento di de cose dentro casa che poi vai a crearti Il collezionismo. Sì, per... per... ho capito, ma una certa che, che tu che te collezioni i, i film presi da, te, da TV, sorrisi e canzoni perché ti costano 10 euro. Ma vattene a fanculo, cioè, va, o te fai una cazzo di cosa seria, di cofanetto serio da 150 euro, dove prende c'è pure il gadget. E lì te posso pure capire. Eh. Vi racconto una storia no uh, un sforato e gli era arrivata una bolletta allucinante. Mi chiese di farne una finta con Photoshop per farla vedere ai genitori. E poi lui andò a pagare quella vera molto più cara. Eh, ma lo fa. Eh, no? Se, se... No. Sì, cioè succede. Io l'ho fatto gavage alla scuola. no. comunque c'è lo la tipica occhiaia di chi è rimasto alzato fino a tardi a guidare, a guardare quello che puoi immaginare. Eh quando praticamente i porno, sì, sì, sì se andavano a cosa quindi è rimasta a guardarsi sì, sì, sì. Sì. Oh. fatti cose che prende tipo così proprio... Ormai non no. cioè, ormai proprio non esistono più cioè ormai loro non esistono più interessante interessante non era il film che avevo scaricato ma molto interessante no non era quello bacio <ride> credo, che, credo che intende sinnone che se vedevano nei canali. Eh, nei canali secondari ah, di. Eh, canali fantastici. Unici. Che tu com, Cioè che tu te, te vuoi fare di, di ca, dalla voce preregistrata. Ciao ragazza, come stai? Mi oh, 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 ho piatto al vento. Ah ce no su internet, è la sicura. ho capito. Quindi è gam, è Gang girl. Pensate, aveva sfini in un piano DSL, pensate azzate che roba. No, non era il patrimonio. Il no, comunque tipo... Eh, ma perché poi a, un tempo fa non c'erano tutte queste offerte di tariffe così, quindi minchia. facevi fuori i, i, i migliori se non stavi attento. Io non capisco perché non cominciano seriamente a capire quanto è potente internet in, in questo mondo e, e quanto è utile. Quindi dovrebbero fare delle, delle cose migliori. Eh sì, è vero, la tariffa flat è arrivata dopo il 2005, è vero, mamma mia, però, cioè, eh, c'erano ste cose, era, era così, però ripeto. Riguardo a film, cioè riguardo ai film da andare a vedere, da vedere. Io mandavo... Sembra in assurdo, forma. sembra fantascienza, ma in realtà era proprio così. E io mandavo in forma. C'erano tranquillamente, cioè, ci stanno renti di libri, cose. Go... Cioè, basta... Io dico oggi... oggi. Ma sì, c'era... 15 anni si guardava comunque in tv, vabbè, sia la sera tardi, sì. che c'era sempre qualcosa, soprattutto sulla RAI che parlava di cinema. E, ehm... e poi comunque si andava... Ah, anche al cinema stesso si prendevano i volantini con sì, sull'uscita uscite della settimana cioè nel senso comunque best movie, eh, sì, c'erano quelle cose lì, si guardavano quelli, ci si informava, ah, questo potrebbe interessarmi e via, poi in TV passavano quei quella decina di trailer di film. Sì. Come fanno adesso ancora più o meno sì, c'è cioè, mm. quello... E te lo guardi. Beh, esatto. Ti riguardavi, ti facevi esatto. due domande, sì, andiamo a vederlo, no, stiamo a casa. Esatto, pure articoli su riviste. Poi mh, si andava, mh, effettivamente, come ha detto Baccio, cioè, si andava di più al cinema. Si andava di più al cinema, perché magari, anche se c'era questa cosa del film è una merda, però eh, te lo sei visto te lo sei visto lei, lei eh, c'era quella curiosità poi certo se andava c'erano le diceva anche Porta di forza puttano Madonna quando è arrivato blockbuster e... mamma Madonna. mia era la fine lì basta cinema sono sempre in casa praticamente. no cinema no esatto si lo stesso però se ti scappava qualcosa Avevi una scelta e quindi lì andavi a recuperarti anche magari roba vecchia che non avevi mai visto. No, ma allora, dico questo mh, perché mo Badisco. Mi ha fatto tornare in mente un episodio era il 2002, no, scusate, era il 2003 oh, perché non potevo avere 18 anni, ancora. Cioè, ho appena avuto 18 anni impossibile avere 18 anni. E, no, perché ripeto, no. no, perché per, se ti ricordi era una cosa fondamentale eh, la tessera tutto? la tessera del de le mie cuffie. come le mie oh, cuffie. Come... Ok. E, comunque dicevo era 2003 e, e io ho fatto 18 è saldato tutto. Sei saltato vampirante, aspetta, non ti leggono più, non ti sentono più. Porca troia, questa cosa la devo capire perché... No, quando si spengono le cuffie salta il canale. No, sono separate, ma lo fa lo stesso. E poi è OBS, è OBS che fa da problemi No, no, perché tutti si... Se allora, separa tutte le tracce. Tu nella traccia, la traccia desktop, tu, tu funzioni. Però adesso... Si sente il mio microfono, si sente credo la musica, no? Anche la musica saltata di Spotify. Saltano le, le tracce di, di Spotify. Spotify, cioè quella della musica e quella del, del, del Discord, che sono su OBS. Saltano quelle. Così. Spotify, ok. Non so adesso. Non Spotify riparte a parte. Che non lo sento proprio più, Quindi chiudiamo. Spotify si sì, no. Adesso non ti sentono. Spotify ha smesso di funzionare. Ottimo. Ancora devo cambiare il computer no l'anno la, la prossimo cioè iniziamo Cazzo, c'ha cioè adesso che non va più Spotify. Cristo. Cresciato Spotify. Allora, aspetta che chiudo un attimo. Esco da Discord. ok, provo a parlare vai non lo legge, io vorrei capire ma perché prima io riuscivo a sistemare sta cosa e adesso non riesco più a sistemarla? Che faccio sempre le stesse robe? volta mi me, era uscito anche tipo un'altra cosa un'altra voce tra l'altro si può aggiornare È però con le cuffie connesse a cavo si avrebbe meno cazzi La soluzione c'è, è chiudere OBS e riaprirlo. No, l'ho fatto l'altra volta, è andato tutto. È quello che sto facendo. Eh, non lo fa più. Prima lo faceva, adesso non lo fa più. Adesso chiudo un attimo il disco. vorrei capire perché invece Spotify non si apre più Spotify è andato completamente arrivo a eh, un secondo eh. in teoria adesso facendo così dovrebbe tocca indirlo quale avrei anche in mente l'immagine di apertura una panchina in stile wow <ride> sì sì sto facendo una cosa per il pistacchione vediamo se riesco però non vi dico niente eh No. e ovviamente ma perché rules pistacchioni dal bacio di discord prova a farla salve 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 okay, salvi, adesso no. va vabbè ho, ca ho capito che quando faccio chiudo discord lo riapro poi sceglie quello che vuole ma funziona perché si bugga va bene così Ok, te ti si sente, adesso l'unica cosa che non va è la musica. E, e devo riavviare il PC, mi sa. Ai miei tempi i ragazzini portavano e rispetto ecco. a noi, a noi che siamo più adulti, abbiamo più aia ah, la, ah, la schiena, ci portavano noi... rispetto. Io lo esigo oggi parlo tutti stai, i diritti stai a... ai miei tempi. c'è la rispetto, ok? Ciao, Sembra che stai taxa. cacando, taxa. <ride> Buonasera, ciao. Vabbè, ciao, paccio, Ciao, ma <ride> ha smesso completamente di funzionare comunque Spotify. Comunque, la panchina è un'idea fighissima io ci partecipo così che mi vesto bene come dico io e, e si parla di cose sarebbe veramente figo mi sono anche già auto-invitato mi chiami, sono già portato avanti cioè pensa che no effettivamente Bacio <ride> potresti, potresti potresti creare questo format alla panchina di Bacio ah, allora. allora bisogna allora cosa che dite? Eh, bisogna fare un format chiamato la panchina dove si parla dei tempi passati di ciò che c'è. Ok. Questo è... La panchina di Pacio. La panchina del pistacchione. Lo sai che? Sarebbe proprio figo come idea. Molto figo. Io te la provo mm. Allora Pacio. Parliamo no. dei vecchi tempi quando no. si usava il VHS. Cosa hai detto? Non mi dispiace Piccoli che tu hai stolti. preso quella malattia. Vi ricordate i miei tempi? Una volta sì. Che i treni arrivavano in orario. No, no. <ride> <ride> Troppo. Metti la ah, cornetta, sì. Taxio. Altrimenti, altrimenti non sentirai nulla. Ma scusi, Il non most... è che poi ripetere cosa hai detto? Vuoi una culla? Metti cornetta. Mi ha ti ha svolto, vecchietta! Ti ho perso i treni faccio la volta. Fammi ampli, ti prego. Cosa hai bisogno di un Fon? Fon, sì, Fon. Ok, Fon, Fon. Eh, sono so pirato, non mi serve a me. <ride> Quando ben. ero giovane, che avevo la permanente, lì sì, che erano bei tempi. <ride> <sì. ride> Eravamo giovani si guardavano le VHS, questi Blu-ray, per vedere, le stesse cose con la definizione di 30-40 anni fa. Che poi tutti questi giovani che usano spicchi spocchi lì, non so come si chiama. pic Pickpocks che guardano le cose nostre. Guardavano tutto quello che noi guardano quello che guardiamo adesso. Ma non è possibile, questa cosa. Che noia. E invece è possibile, e noi non guardiamo più, un cazzo. Siamo tornati indietro. Ci stava meglio no. quando mi stava peggio. Esatto. Una volta era tutta campagna di D&D. Sì. chiave. <ride> La <ride> pirata. L'abbiamo fatta. poi mi ricordo un detto di quando ero giovane molto molto giovane che faceva tipo così si lavora e si produce per pagare di gas e luce eh sì Madonna, no 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 ho avuto un po' di no 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 S sentito il rasoio del van tra le ghiaffe, ma è stata lì. Eh. No, siete. Ho paura di voi due. V voi due insieme non andate d'accordo. Ah. E gli, gli elettrodomestici erano costruiti per durare. Certo. Eh, beh, sì, sì. Una volta gli elettrodomestici duravano 30 anni io avevo il frigo di mia nonna, Andavo e lei aveva quello di sua nonna e di sua nonna. Ancora. E quel frigo fece da frigo a suo nonno. Poi anch'io mi ricordo, io avevo il forno di mia nonna, infatti a un certo punto non l'ha più utilizzato, perché chi l'ha preso io. <ride> L'importante è utilizzarlo esatto. Ormai non ci sono più que queste cose. Oggi pensano tutti a pip -pip -gram, come si chiama pipiscam. Un telefono non dura neanche un anno. Ai miei tempi, o con una carica beh, ci andava avanti. Che non dura un anno, ormai siamo lì. Eh. Ci manca poco, beh sì. Ma almeno gli facessero a 50 euro, così almeno uno un l'anno se lo compra. Eh. Cioè, 50 euro posso. Infatti adesso la mia filosofia è quando mi si compra un telefono prendo quello meno costoso possibile, tanto abito da due anni. No, io, no, io... Perché... io ce l'ho da 5 o quasi 6 Che culo, sono io inizia, inizia a dare i numeri <ride> un po' adesso forse. Il mio perché poi, poi due... sono gli aggiornamenti che distruggono il cellulare. Sì, quando arrivano a una certa sono troppo, so, cioè so troppo poi ti fanno fare gli ultimi aggiornamenti poi ci sono tutte le applicazioni che sono aggiornate in un certo modo e il tuo telefono non le supporta più quando arrivi che non supportano più le applicazioni è ora di cambiare cambiarciola cioè ti costringono a oh, a cambiarciola esatto Poteri forti. Forti ma mai quanto forti. me quando ero giovane. Io sì che spaccavo il mondo. Cosa tu hai tu? Al massimo un melone col un coltello. Io spaccavo i Io ai miei tempi non ce l'avevo il coltello, usavamo la testa. Ah! ora, ora ricordo! come siamo cresciuti tutti la oh, st st live, live ha perso completamente ogni lobby ora oh, ricordo ho portato io al pronto soccorso ora oh, ricordo oh, no. <ride> <ride> e poi al pronto soccorso mica c'era la come si chiama prestizion la, la pre pension pre sì, la pre era la gnocca, però che faceva vedere le tette eh, sì, Fammi, eh, e adesso tette? non fanno più vedere niente Politica lì, corretto. Una volta si vedevano tette e culi ogni giorno, adesso neanche quello. <ride> Grande Umberto, smaila. Eh? sì bei <ride> eh, tempi, Umbertone nazionale. Tirava fuori tutto. Anche il no, aspetta Anche il fegato. <ride> <ride> Vabbè, abbiamo perso il controllo della, della live. Io non lo so, Paccio. Lei sta per caso dicendo? No. Ok, bravo. Signor Vampire, lei stava per caso sì. dicendo? Come no? Allora, e sono per caso? Sì, <ride> il mio compleanno. Oh, allora puoi ridere, signor Vampire. Congratulazioni, buon compleanno. Non mi, non aspet... non mi aspettavo, sì, uffa, ti volevo dire, che cazzo di chi no? uffa, vabbè. Non mi ricordavo però che fosse il mio compleanno. <ride> <ride> Comunque, ti leggo un po' la chat, batisco e niente, sei rotto taxi. Titan. <ride> I frigorifero che ti ho mandato per generazioni, cazzo. E poi, signor Taks, sono questi ragazzi, ragazze che fanno esplodere cose. Ai miei tempi usavamo i pugni. Usavamo i pugni, no? Effetti speciali. Io lo porto fino a che poi non regge più la batteria e lo passo al telefono di lavoro. Quindi quei dieci anni si fa, beh, vabbè, vinchiamati, ci sta, ci sta, ci sta. Grande fratisco fattisco tecnico proprio l'altro della vero, tecnica vero, eroe, vero. Fare, cioè, di viewpoint dovrebbe diventare l'antro della tecnica per tutti, tutti questi scavodaggi che tiri fuori, poi per secondo tu... me ti fai i soldi su Twitch, guarda <ride> con qui per tardi e Botti. Non ho parole, sti giovani di oggi, formate perfetto. Titan. E con la paghetta due monete. Aspetta, e con la paghetta due monete da 200 lire. E andava avanti tutto un mese. Andavo ogni sabato in pizzeria. Esatto. Oggi con 5 euro, un calcio nel culo. Esatto. <ride> Ok, ci siamo quasi ragazzi, eh? abbiamo così finito, terminato, abbiamo così distrutto ogni cosa, siamo proprio qui, oh, tra l'altro ho visto Ciao Darwin, eh, lo fanno anche in Cina, e eh, vorrei vedere, hanno <ride> tenuto la, la canzone in italiano qui. Era pure ora che in Cina gli arrivava in zoom in zoom. e Fufolozzo dice la soluzione. Ah conversa. ma c'è! C'è ancora eh, eh. Fuffolozzo, grande! Te lo sto dicendo, mica sono stupido io. Io leggo soltanto quello che vedo. Cos'è che c'è scritto qui? Fuffolozzo, ah. Fuffolozzo di Dio! La soluzione alla corretà è. è disegnare furri, sempre detto. Secondo il signor Fuffolozzo. Grande Fuffolozzo. E poi ti Fufolozza. fa il che ti dice che il disegno è perfetto. Lo so, lo so, grazie. fa piacere Fufolozza. che apprezzi. Dai, entra, entra dai, entro, entra. Dai. Non rompere il cazzo. Con entra, dai, invece entra e vieni a chiacchierare con noi. Non ti dai, preoccupare, anch'io. Ho prima chiesto a Paolo se potesse entrare. Mi ha detto di sì, e poi sono entrato. Si, sì, si, sì, come no? esatto. visto, ha detto di sì. Il fatto che l'abbia detto dopo è un'altra storia. Però <ride> lo non rompere il cazzo. <ride> Entra in questa live E dici Comunque capai... faccio il no. Dici tutto Quel che vuoi Vabbè, che canti, che cazzo. Non posso cantare adesso? No, non no. posso cantare io? Eh? No io invece gli ho permesso di no. cantare, puoi cantare in tanto questo farma eccezionale. Tutto da canzonare, pace, quanto Allora, <sussurra> ma <sussurra> vogliamo spendere anche parole di elogio per Pacio, che è riuscito a completare bene il disegno con il casino che gli abbiamo creato in chat e in vocale? No, no. Grazie, grazie. Ok, perfetto, basta va bene. Va bene, e ora entra in vocale. Entra in vocale, cazzo. Se c'è da dire qualche cosa, Puffolozzo. Vabbè, calda, che non traccalla così, non c'è bisogno. No, sto scherzando, Puffolozzo. Cazzo di merda. Io devo uscire, amici. Comunque Pachos grazie mille ancora. Appena lo finisci, passamelo, che tocca spalmarlo. ovunque. sì, sì, te lo, te lo lascio. Dopo diventa in bianco e nero e però te lo, te lo do in entrambe le versioni. Non eh, 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 spero, spero eh, ti fufolo, piaccia, spero di aver via. fatto un lavoro. Oh no. Ecco, che sia di, di tuo gradimento. e di non aver modificato troppo perché so che a molti da fastidio tipo il montello <ride> io signori ho deciso di salutarvi che devo prepararmi per stasera e tu buona che serata e eh, ho la libes anche io ok va bene bravo ciao buona serata ciao e... Tazzo grazie per essere passato e, e mi raccomando ero già i nostri tempi gli hai fatto il suo adatto, certo altro, tempi. sì sì si si me l'ha fatto me l'ha fatto, okay. so, fatto me l'ha me l'ha fatto io mi dimentico Bartisco. di dirlo però so che battisco fa tutto battisco è top mod in the world okay. incredibile A posto. ciao buona serata che di tutto ciao ciao alla prossima ciao ciao grazie ciao, ciao, Ah sì, scusate, mi sono anche dimenticato, mi, mi, dimenticato di dirvi che questa mattina, dopo che... Lo sapevo. Ormai... Lo sapevo che non la finiva. Ormai, ormai, ormai è prevedibile il ragazzo. Ma chi vuoi prendere in giro? Taxo! Ma chi vuoi per culo? Tazzone! Tra l'altro ieri il buon, il buon Bael ha messo Questa mattina su. dopo che mi sono alzato eh, ho, ho trovato l'invasore eh? E poi quando l'ho visto ho detto Partigiano eh, per, per piacere, piacere, sì. per piacere sì, puoi, eh? Portami via Questo mi... <ride> mi ha fatto ridere <ride> Coglione io, io posso andare avanti <ride> così Ragazzi posso devi Andare avanti così perché questo no. è il pane quotidiano. Non lo so. Che rimette a noi i nostri debitori come noi. Stiamo un po' esagerando adesso, eh? Dici? Sì. Dico. Ma una volta non volevi profetizzare il culto di pace? Sì, ma non con la fede cristiana. Ah, ok, va bene. Ora dire che utilizzerò un altro metodo. Ehi, con questo non voglio dire niente, siete liberi di pensare, credere a quello che volete. Ma... Io... Ma... Porca madonna. madonna di ok. Fufollozzo un po' speciale. Bello, sto trovando delle cose fighissime sei veramente fico proprio fico no cazzo preso DI punta adesso un po di luci Epoch Luci. Il fu Polozo. Vieni. No, non c'è, è andata via, è andata via. Polozzo non c'è, è andata via. Polozo non è più cosa mia. È scappata a Tirana. Non credo. <risi> non lo so. <risi> Per fare rimago mentale. Va bene. Va bene. <ride> Una stronzata. Mi <ride> andavo quando ero bambino. Boh. Eh vabbè, ma Io non ho un cervello sano, lo sai? Sì, sì. Eh, appunto. No, moca l'avevo capito. Beh, sta offendendo la mia testa, eh? Eh? è la tua persona <ride> <ride> purtroppo la musica ragazzi Sento abbiamo quasi finito faccio questi ultimi

Un ritmo un po' speciale. Ci sei ancora, vampirone? Sì, 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 ci sono ancora. Stavo guardando, ho trovato delle mappe della madonna. Ma della madonna, proprio. Ne stavo, ne stavo ammirando il fatto che dovrò fare un po' di tagli e cuci, però oh, sono figate. Tagli e cuci cuci e taglia bella questa buona salvatina, bella questa mamma mia che bella questa No, è, un, è un sogno che sta queste stanze stanze che ho trovato bellissimo sì. Ok, poi... <s> Non ah, te l'ho detto. Oggi sono venuti gli operai a montare la fibra. Si sì, e E posso aspetta che arriva il tizio del Tecno DSL a Portarmer Modern e ho la fibra. Però devo ve lo devo uno a loro. E non i guardi che. Eh, abbiamo montato la fibra ho posto e mi arriva al tecnico non so se scrivergli per dirgli guarda che mi hanno montato la fibra che fa? ieri? così te sbrighi pure? visto che è da agosto che me la dovevano mettere ciao martin ciao caro Ciao Martin come stai, tutto bene? Oh vedi pure la saletta, altinello! Oddio! Oh, Posso Senti, vedere! E questo è! Porto no, so. cazzo, godo! Godo! Tutto bene, sto scarabocchiando God. sui fogli, ottimo! importante è scarabocchiare questo bagno avast... un po' un così ah okay. oh no però questa è più città e b b Che se è più una cosa da città no devo tornare indietro cosa dite ragazzi e, e questo no. bella però tu cosa c'entri però carina

Oddio che bello, madonna ho trovato una cosa bellissima, cosa ho trovato, ma perché ma non l'ho trovata prima? Questo che me l'ho dimenticato, tocca farlo per forza, per forza, tocca farlo per forza, poi... E adesso tocca fare questo. Accendi il disturbino. Fatto. Che bellino, che bellino. poi bello questo e questo Figata. <coughs> che figata la barretta, finetta. Ottimo, è uscito molto bene. Ah, sì. bene quindi faccio non gli ho chiesto come si chiama il personaggio non mi ricordo più ma... eh oddio me l'aveva detto ora a me manco qui mi ricordo adesso faccio fuoco di operai si

Ok ragazzi. Oh no.

嗯。<laughs> Che caca cazzo è. Ma chi? Moglie di mio fratello. Oh. Ok. Cambi di, è ora di mangiare. Madonna, Perché poi devi andare, non... andare al lavoro. No, no, <ride> Mamma di mia nipote no, no, no che cagat. Di... Immagino che Ok, ci siamo, abbiamo finito eccoci qua. Siamo riusciti a finirlo e a portarlo a casa. Assurdo, assurdo proprio. Chi l'avrebbe mai detto? Chi? Che l'hai <ride> fatta nel letto? Dopo mesi ce l'abbiamo fatta, esattamente. 9 personaggi, eccoli qua. Allora ragazzi, facciamo un redino? Facciamo un red on redondero. No, no. 5 minuti. No che lo fa lo facciamo non lo so non lo so adesso vediamo adesso vediamo rimanete per i ride mi raccomando perché ovviamente i pistacchioni salgono i pistacios i pistacios quindi mm -hmm. Mm -hmm. di arte io non nessuno se non inglesi considera cioè se non sta niente c'è la nostra e... Chiara a fuoco, Io direi che mi mando da lei. Che non la vedo. Forse dovrei, devo aggiornare. Devo aggiornare. Ah sì, ecco la Chiara a fare arte. Eh beh, sì, oh. subito. Subito, cosa stiamo aspettando? Devo andare la... dalla Chiarona nazionale. Avvia ride. Ride avviato allora ragazzi vi ringrazio per essere rimasti qui fino a quest'ora ringrazio Yucali per aver fatto il raidone, ringrazio il Burro per aver fatto il raid eh, vi voglio tanto bene e noi ci vediamo lunedì prossimo non so ancora domani, domani no? aspetta fammi <ride> finire, lunedì non so quando perché non mi hanno ancora detto cosa faccio settimana prossima perché cambiano come cazzo ci sono voglia loro di giro. <ride> È un classico. E a parte questo, eh, comunque vi, nei social ve lo dirò, comunque dovrebbe essere comunque pomeriggio, in teoria. Quindi nel pomeriggio ancora. In caso la sera. Vabbè, comunque. Eh, niente, eh, domani invece mi troverete da Vampire Hunter sul suo canale andiamo avanti con la, la sessione di D&D le sorti di Ravenloft domani 21.30 tra l'altro ti dico già adesso che eh, probabilmente sì. vado via un pochino prima perché poi parto che devo andare alla fiera devi andare alla fiera Vabbè, va bene quindi no, vi saluto a tutti, ciao ciao belli. E, e mandate tanti okay. cuoricini pistacchiosi e un ride pistacchioso, però fate qualcosa. Ciao ciao. Okay.